Buonasera di nuovo a tutti. Mi Allora, devo dissocio. dire di che cosa Mi ti dissocio da quello dissocio. che sta per accadere adesso. Cosa sta per accadere adesso? Innanzitutto Non me la mi devi. dire la tua. Innanzitutto mi devi passare la tua mal. Vedi. Cioè, non so, ma io penso che voi non mi avete tra gli amici di mal. Ma Io penso poi di sì. Te la mando. mandatemela, io. Mi piace guardare poi i voti che mettete per capire se mi devo guardare qualcosa. Tipo, ieri sera mi sono guardato Conception. Bellissimo! Cioè, secondo me è un capolavoro. Io pure lo penso. Arcanto, se non mettermi in difficoltà. Dove è andato Senpai? È morto. Non mettetemi in difficoltà, Arcantos, per favore. Cioè, per me è un capolavoro assoluto. Cioè, io gli ho dato 9 su 10. Uno, quel, no, quel 9 è perché non esiste animazione in quell'anime. Vabbè. Non Però. l'ho visto. È No. quello che ogni puntata deve scopare. Dai, lo puoi dire, lo Non puoi so se dire. scorre. Sì, La vede certo, lo puoi scopare con dire. una. Com'era? Una divinità? Non mi È una ricordo. guardiana. Bellissimo. Una guardiana. Ecco, aspetta un minuto che rimetto dentro il nostro amico. Senpai, dove cazzo è il mouse? Ah, ecco, scusate. Rieccoci. Io ho fatto pure un video su YouTube dove facevo la reaction al primo episodio. Merda, però. Allora, devo dirvi la verità. I miei amici su MyAnimeList, il voto più alto che gli avevano dato era tipo 6. Una sfilza di 1, qualche 2 e qualche 3. E io sinceramente sono partito molto a disagio su questo argomento. Cioè, se io vedo che i miei amici di Mal gli danno voti così bassi, penso, questi hanno discretamente buon gusto perché mi seguono, penso, per cui farà veramente schifo. E invece mi sono trovato a vedere sto anime e divertirmi perché è proprio pazzo. C'è una scena assurda perché poi scop, cioè letteralmente i personaggi scopano. Tra virgolette, sco no, scopano in realtà. Non lo sai se effettivamente scopano. Ti lasciano col dubbio fino alla fine. E ci sono scene esilaranti su quello che succede. Immaginate che Paolo è normale, tu sei, ti senti a disagio. L'unico che ti fa compagnia è quel coprofago di Gianni Morandi. Dai, finitela veramente perché. Tra Italo e Giaggiu non so chi ha più pessimo gusto tra i due. Più pessimo gusto. Allora, dipende se a Italo è piaciuto o meno Si alza il vento. Sì, ti è piaciuto. Ma Italo è piaciuto, si alza il vento. Allora è Giaggio che ha brutti gusti. Scusami, ma allora con Italo le cose belle è difficile che non gli piacciono. È più facile che le cose belle non piacciono a me. Con Italo è proprio difficile che ciò succeda perché lui. È amante del bello, cose del genere. Un'esteta. È un bra, tipo un dandy, non so come definirlo. Ti piace la roba oggettivamente bella. Sì, gli Guarda, piace. oggi ti dico, Sig ha fatto il video in cui consigliava YouTuber italiani. Non so se Non l'avete c'era visto. Arcantos. Non c'era Arcantos, non c'era Arcantos. Non mi riconosce proprio. E il bello è che ha citato me e ha detto, ok, ha detto, parla però di qualche classico ogni tanto, no, sempre a gag. E uno Infatti. ha scritto nei commenti, sono andato a cercare apposta perché ero in live stamattina, ha scritto nei commenti, ha scritto, Orange, certo, potrebbe parlare di qualche classico, se solo li avesse visti. E io gli ho risposto, hai ragione, cioè, sto vedendo adesso Gundam, bla bla bla. E poi ha scritto, e se solo non si conformasse a quello che dicono anime manga Ita. E io ho scritto... E io ti dico, scusami, ma io e Italo andiamo d'accordo sulla metà delle serie che abbiamo visto? Che cosa cazzo mi conformo? Mi conformo sulle animazioni, ma quello è oggettivo, cioè non è che devo dire io come si produce un anime. Non ho capito, non ho capito. Vabbè, Cioè, vedi, Paolo, come hai dici? ammesso che Italo ha un gusto migliore del tuo? No, semplicemente a lui piacciono ste cose, quindi gli do. Io generalmente le cose belle lo dico sono belle, poi dico a me però non piacciono perché. Capito? Cioè, non è che dico che non sono belle. Poi magari non mi piacciono, invece a lui generalmente piacciono. Roba da. Bravo, come dice uomo lore, uomo da. Cose da scornacchiati. Sì. Poi Paolo, tu quando settimana prossima vorrai sclerare, hai un altro programma, io ti invio un video e tu scleri tranquillamente. Va Ma è bene. proprio da davvero, eh.
Allora, prima di continuare nell'attività di oggi, Copernico, che si è iscritto a Prime per 3 mesi, mi ha scritto: Paolo, opinioni su Kenshin. Ah, Kenshin, innanzitutto dipende di che cosa vogliamo parlare, se vogliamo parlare del manga, se vogliamo parlare dell'anime. In ogni caso, è una di quelle opere, secondo me, invecchiata un po' male a livello anime, ma decisamente comunque bellissimo da guardare. È invecchiato male. Si sentono, il peso degli anni si sente su Kenshin, però è tanto di ambientazione, roba sempre samurai, cose del genere, per cui. Sì, a me è piaciuto. Ma io non l'ho visto. Non è così conosciuto. Kenshin Samurai Vagabondo, so cose, so belline. A te vedi che piace, cioè a te non piace Gintama. Non l'ho visto, Gintama. Ok, però immaginati Gintama senza la parte comica, però c'è sto viaggio di un samurai che A me piacciono i cammina. samurai. A me Vedi, piacciono i samurai. bravissimo, è molto poi roba molto giapponese, pensata alla roba tipo Alla che ne Demon so. Slayer, no? No, No, è no, più maturo è più secondo un me, sì, soprattutto nella prequel. È Seinen, è Seinen. è Seinen, no, non è Seinen, è No. decisamente. Comunque, ragazzi, Genere. Cosa? voi siete andati avanti col manga di Demon Slayer? Tanto se lo so letti Io ho tutto. letto tutto il manga di Demon Slayer. No, ma mi frega un cazzo, sinceramente, di Io Demon e Slayer. Italo abbiamo commentato il finale quando è uscito l'ultimo capitolo e ci siamo Io interrogati. mi sono fermato al insomma, fine seconda stagione animata, secondo me, perché tanto dopo la quinta luna, praticamente. Sì. Comunque, dovrebbe uscire Invece la serie nuova, no? Un film. c'era Sì, il non film, lo però non è so. Il stato film è ancora uscito. annunciato, mi sa. Il film è uscito, Il sì, film è può uscito, essere. però Sì, comunque ci vogliono Blu-ray. 6 mesi per i Beh, in Blu-ray. realtà doveva uscire al cinema, però è Vabbè, chiuso lascia ormai. stare. Che schifo il finale di No. Demon Slayer. Sì, effettivamente il finale secondo me è un po' deludente. Sono Ma tutti sai qual è? deludenti i finali delle ultime serie, però mi se ne verranno fa schifo e Demon Slayer fa Come mi ha schifo. fatto notare anche un mio amico, a differenza delle altre opere, ci ha avuto le palle di fermarsi. A parte che fanno cacare al cazzo i disegni, sono orribili. Penso di non aver mai visto disegni, raramente ho visto disegni così brutti. Mob Psycho. Ah, vabbè. Stai zitto, quello è al fine di comicità. Lo Cara, ragazzi so, miei, però che schifo, sono però brutte l'animazione è comunque fatta da Mob Dio. Ma che Quindi cosa sono so brutte. brutte? Scusate, mi sono perso. Cos'è brutto? Mob I disegni Psycho? di Mob Psycho, i No, Mob disegni. Psycho è del manga, dico. Manga, dici? Ah, parli del manga. Vabbè, ma ci sta. Ma non Se sono sono. d'accordo, non Vabbè, sono se non gli d'accordo. piace, ci sta in realtà. Cioè, neanche mi sento di condannarlo perché One ha uno stile di disegno effettivamente non molto preciso. Ci Ma lo può dicono tutti che non stare. sa disegnare. Poi, vabbè, l'anime è molto bello, ovviamente. Cioè, lo potrei anche accettare se mi dici a me questo stile di disegno effettivamente non piace. Cioè, è palese che lui non sa disegnare. Cioè, capisco che pensi allo stile, però lui non sa disegnare. Non c'è dubbio che non sappia disegnare. Sono indignato. Ah, c'è un mio amico che tipo si sta alterando perché dice: come cazzo fai a offendere Mob Psycho? Stava su WhatsApp a dire: come cazzo fai a dire che Mob Psycho è fatto male? No, Perché vabbè. lui. Per me Mob Psycho, tipo, alla versione animata è incredibile. La versione manga è pure bellissima da leggere. Attenzione, non è che io mi fossilizzo, per esempio, sui disegni. Però è indubbio che One non sa disegnare. Cioè, è ovvio che lui non sa disegnare. Ma no, non penso che neanche lo nasconda. Lui proprio lo enfatizza, sto fatto che poi non sa disegnare. Che lo rende poi caratteristico, quello ok, ma rimane il fatto che non sa disegnare. Giusto, giusto. Come ad esempio Coso, Isayama, che meno male che gli hanno tolto a lui il manga, cioè gli hanno dato gli assistenti più buoni perché lui di base No, faceva schifo al però cazzo. è migliorato tantissimo Isayama. Ma guarda, All'inizio era zero, però. se li fa ancora lui, penso che gli hanno messo qualcun altro. No, sempre lui c'è, sempre lui c'è. Lui fa sempre niente, quel che so io, poi non lo so. No, vabbè, penso che. Cioè, non penso. Cioè, Boh, magari. comunque. Cioè, per quel che ho sentito io, lui fa i name e poi ha assistenti mega pagati che gli fanno i disegni.
Vabbè, Io penso che, come per ogni mangaka, quando raggiunge un certo livello, lui poi faccia solo i personaggi e il resto lo fa quasi sempre l'assistente, ma questo tutti. I dettagli, sì, vabbè. queste Tranne cose le fa Miura. lui. Miura, se non sbaglio, fa tutto da solo. Se non sbaglio. Miura può essere, Cioè, sì. tipo, pochissimo assistente. Allora, passiamo alla parte calda della serata. Va bene. Mi devo spogliare adesso? Ah no. Ti piacerebbe? Allora, oggi valuteremo qualche My Anime List e valuteremo soprattutto la My Anime List di Orange. Allora, io dico solo che sui film Ghibli, su alcuni non mi espongo perché devo fare la tier list, se no mi brucio la tier list per Twitch. Dico questo. Però comunque gli insulti te li prendi. Sì, però non posso controbattere. Cioè, Certo. sto zitto, accetto gli insulti Accetti gli sui insulti video. così, a buon cuore li accetti. Sì, faccio il tank. Mi puoi spiegare come fai ad essere alla penultima puntata di Great Pretender? Cioè, che ci vuole a No, finire pure l'ultima? Un l'ho attimo, ormai. finito, l'ho finito, l'ho Non l'ho finito. aggiornato. Sì, no, l'ho finito. Cioè, io pure non aggiorno la My Anime List da qualche anno. Ci saranno tipo episodi che ho finito anni fa. Oddio, io sono pazzo, l'aggiorno subito. Boh, non so con quale forza di volontà tu fai una cosa del Ormai è genere. diventata proprio una necessità, capito? Sei un maniaco della My Anime List. Sei Probabile. un otaku di My Anime List. Non sono un otaku, però. Sei un otaku di My Anime List, non ho detto sei un otaku No, di non lo anime. dire. No, è meglio che non lo dici perché sennò su TikTok mi blastano. Perché ti blastano? È Su perché io con TikTok ti blastano. TikTok ho un confronto molto particolare su quel termine. Immagina farsi insultare da un bambino di 11 anni. Tutti i giorni, ma pure 10 forse, pure 9. Allora, li Comunque sì, mettiamo. rispondo alla chat. Potete insultarmi, tranquilli, ragazzi, non mi offendo. Allora, qua vedo qualche cosa, Akuma Drive, vabbè, Dragon Quest, vabbè. Dungeon, che cazzo è questo? Come si chiama? Danmachi, Dan Mach Danmachi. 3. Capolavoro, capolavoro, terza stagione. Meglio della seconda, mi dicono. Sì, no, quello sì, quello è vero, però Ah, sì, allora quello è io valido. Danmachi mi sono fermato alla prima. Vabbè. No, ma sai che la seconda è inguardabile, però secondo me è Secondo me veramente no. sufficiente la Però, terza. vabbè. Secondo me sì. Guardabile. La seconda è inguardabile. Non è Però. inguardabile. Dai, ma Vabbè. ci sono 4, 3 archi narrativi in 12 episodi, come si fa? Che cazzo c'è? Almeno intrattiene, non si ferma mai. Non lo Sì. so, questo discorso è meglio che io faccio finta di non sentirlo perché. Golden Kamuy, io Golden Kamuy lo devo finire perché ho visto solo la prima di Golden Kamuy. Eppure No, di capolavoro Golden recente. Kamuy. Capolavoro Grazie, tutto. grazie Rebus Shock per avermi followato. Se sei in questa live ti voglio bene, un bacio. Vai, prego. Poi, Great Pretender, sono a metà stagione io. Ok, poi sono curioso di sapere la tua su Great Pretender. Io ho fatto un video che deve uscire domani. Mamma Sono mia. curioso. Arcanthos, Lo devo come lo reputi? fare anch'io. Devo spoilerare. Vabbè, comunque mi è piaciuto tantissimo. Vabbè, non devi dire chissà, ti ho detto come cioè, ti piace, Ah, giusto? voto, a voto. Vuoi un Sì, voto? dammi un 9. voto. 9. Ho la Io mi sensazione che sono. non mi piacerà questo Great Il Pretender. finale ti piace. La Io mi seconda va sono. perché, no, vabbè, lo so perché l'ho detto io, però la seconda parte sì è diversa dalla prima, quindi può piacerti o di più o di meno dopo averla finita. A me è Allora, piaciuta di più. a me piace tantissimo, a differenza di quello che dicono molti, la fotografia di Great Pretender, almeno fin dove A me sono arrivate. pure, Io, per pure a me, me. non mi piace la fotografia di Great Pretender. No, sto Domanda. scherzando, mi piace veramente. Vai. L'arco narrativo preferito qual è stato? Così per Qua sapere. voi, io no, devo finirlo ancora. Io l'ultimo. Io ne ho visto l'ora. Però anche l'ultimo secondo me era quello orchestrato meglio. Però l'ultimo mi è piaciuto di più perché per quello che succede alla fine, diciamo. Guarda, io ti rispondo il terzo, quindi penso anche quello che piace a te, quello di Cynthia. Sì, Sì. esatto.
Il terzo perché lo vedo molto, è atipico rispetto comunque anche a un normale romance gestito alla giapponese, gestito all'anime giapponese. Ma Lo vedo infatti diverso. io ne ho parlato Mi anche piace. nella recensione poi, però che appunto non ha quello stile classico degli anime in generale. Sai qual è la cosa figa di Great Pretender? È che alla fine truffano pure te. Cioè, è Esatto, sì, è proprio una quello che ho cosa detto. geniale. Sì, c'è Cioè, tipo appunto nella truffa. un'opposizione tra realtà e finzione in tutti i sensi. Sì, Vero. Pazzesco, a me è piaciuto tantissimo. questo si vede soprattutto nella seconda parte che non ho ancora visto Farcos. Sì, Sono vabbè. finito stanotte alle 4 di notte, mi sembra, Mi sì. sa che stanotte me lo sparo tutto, perciò. Ma Vai, vai. sì, a che serve dormire? Andiamo, Paolo, andiamo. Senti, io non dormo ufficialmente da 30 e passa ore e ancora non ho sonno, perciò dopo il video di Morte Bianca mi sono ripreso. Mi perdoni, lei però Ma dovrebbe che ha essere un detto su Ciao medico. alla fine? Che ha Niente, detto ha su fatto Ciao? un video dove la filosofia di Sao e ha fatto su 35 minuti, 25 minuti il riassuntone di Vabbè, Sao. come al Ma solito. Oh, mi era una dissocio. paraculata? Era una paraculata oppure Ma io non veramente. penso, cioè se uno che io se volessi fare un video la filosofia di Sao facendo paraculata, metterei tra virgolette la parola filosofia. Senti, Vabbè, ma lui li chiamati io così i video. Ti dico la mia teoria, poi è vai. proprio un'illazione. Secondo me questo video in particolare l'ha fatto apposta. Cioè ha detto mi devo far reactare da determinate persone perché Sao ormai si sa che ha i suoi gravi difetti, quindi io ci faccio la filosofia perché tanto se voglio ci trovo la filosofia in tutto, e però lui comunque non è un filosofo vero perché non conosce la rete e fino ad allora mi Fino a che dispiace, non ma c'è non la puoi. rete. Non puoi. E proprio ieri è stato venerdì, è stato decantato il principio della rete. Secondo me lui ha sovrainterpretato. E poi, no, veramente, non scherzo, l'ha fatto apposta. Secondo me, perché ha detto: cazzo, Sao lo Fatto criticano pure con Code tutti. L'ha Geass questa cosa della fatto sovrainterpretazione. apposta. L'ha fatto apposta. No, ma Code Geass non credo l'abbia fatto apposta. Perché Code Geass è Gli piace apprezzato. vero, no? Sao invece non è apprezzato. Dal 90% della community non è apprezzato. Credo comunque. No, 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 ho fatto il 90% dico. sondaggio io su Instagram, Non ragazzi, più, mi piace diciamo. Non più, perché ai un ragazzini piace ancora, però po'. diciamo, 80% dei ormai ragazzini molti mi lo sentono piace. dire, non lo guardano. Sì, ma i ragazzini, però comunque le piano piano crescono, secondo me l'ha fatto apposta. Però Nel sai senso, non sto qual è il dicendo. fatto? Il problema è che non parla della filosofia, cioè fai il Ah, ok. riassuntone. Cioè, capito qual è il problema? Avesse parlato di filosofia perculando, capito? Ma no, qua faceva il riassuntone. Sì, la cosa che invidia Morte Bianca è il fatto che riesca a mettere un'immagine per tipo 2 minuti, quindi non neanche troppo editing. Non la inviare, sputala in faccia questa cosa. Non farti assoggettare da è bruttissimo. Io ti capisco che tu dici non fa un cazzo. Hai ragione, ti capisco tranquillamente No, perché delle no, no, ma è volte anche bravissima a questo. parlare. Non è, è che le persone lo ascoltano perché credono che lui sia un fenomeno a parlare. Ok, il problema secondo me è quello delle persone. Perché io non lo ascolto io, perché mi rompo i coglioni dopo 2 minuti. Perché non c'è due frame così. Sai perché lo ascoltano? Perché credono che lui. Oh, e magari lo è anche bravissimo al 100% e ha sempre ragione. È come se tu ascoltassi, è come se tu fossi un super cattolico e ascolti il Papa. No, cioè il Papa ti può anche mettere Sì, sul però cesso che sta cagando, comunque tu lo ha il ascolti. merito di saper parlare bene. Sì, Riesce a infatti. far Allora, sentire secondo il pensiero me, quello che dice. come diciamo così, oratore, è indubbiamente bravo. Fantastico. Assolutamente, però stai parlando comunque con un testo davanti, probabilmente. Che cambia Poi io da parlare davanti alla purtroppo webcam. però si vede che ne fa, video cioè, non è che ci mette troppo a farli, perché sennò non farebbe tutti questi video. Ma sai, Ma non è. non è neanche detto che ha un testo, sai? Io lo conosco da abbastanza tempo da poter dire di aver ricevuto suoi audio su WhatsApp lunghi 15 minuti con un discorso filato senza che se lo scrivesse. Se forse si scrive soltanto le parole chiave, allora. Sì, secondo me si scrive una traccia e probabilmente poi parte a manetta. Sì, a livello di. Cioè, fantastico. Poi è ovvio che ci sono video in cui puoi scazzare con quanti video all'attivo, tipo 400, no? 200. Vabbè, fatto sta che comunque ci sta che fai qualche video scazzato, però in generale Morte Bianca penso porta quello che gli piace, tra creepypasta, tra tutto. No, ma io Io capisco porta quello in perché cui non ci trova la sono tecniche. filosofia, cioè tutto.
Ma puoi trovare filosofia in tutto, pure in Anche Conception un po' più probabilmente. che puoi trovare la filosofia. Ma c'è la filosofia in La filosofia Conception? Siete è voi dei mistificatori che non trovate in Conception la filosofia? La filosofia è del trash. Cioè, Conception, ragazzi, è un cazzo di anime che rompe continuamente la quarta parete. Fa delle cose incredibili. E mi sento dire che è brutto. No, 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 no. È incredibile. Continuiamo, per favore. Allora, Haikyuu, la seconda stagione, 9, ma ancora non l'hai visto tutto. Vabbè, l'avrei finito. Infatti, ho visto oggi l'episodio 11, io credo sia finita perché oggi, vabbè, Manca non una voglio dire, puntata. però sì, ma secondo me quel Io voto sto a resta, metà. più o meno resta quel voto. Sono d'accordo, secondo me la terza è ancora meglio, La vabbè. terza sì è più bella. Sì, la terza è più bella, Ana, secondo questo non l'hai votato, vabbè, non ci fa me. No, sto niente. ancora in watching, li sto vedendo, cioè sono Secondo lì in me, mezzo. Ana io l'ho misi nell'anno di uscita in top 10, tipo una cosa del genere. Poi sono quelli che sto guardando ancora. Allora, È Higurashi. difficile da vedere velocemente Monogatari. Pesante, molto pesante. Vabbè, questi qua sono tutti quelli che stanno uscendo per ora. Vabbè. Paprika ancora non l'hai visto. No. Ah, non l'hai visto. Ma quanto hai No, ho messo a visto. Maggio? Quanto hai messo? Ma Tabi è pure assai. Qualsiasi Tabi. voto ci Quanto hai sia, è tanto, messo? secondo me. Io so che 6. 6, ma è Dai. assai. 5 almeno. Adesso lo Cioè, io scalo a lo so, allora 5. io non l'ho visto le ultime puntate, mi ha detto che cala tutto alla fine, però le prime 5 mi erano piaciute parecchio. Ma per me pure le prime tre bastano, secondo me. No, Il che il non pro. piaceva all'inizio, scusa. Eh sì, le prime tre, poi basta. Poi no. Ah, solo le prime tre, ok. Scusami, un vile meccanico, tu stai bestemmiando. Il procione di Conception è incredibile. È la cosa più bella che tu puoi trovare in un anime. Continuiamo. Per favore, non fatemi arrabbiare. Ieri per me è stata una rivelazione. Psycho Pass 3, 6 e anche assai. Ma non riesco a finirlo, Paolo, è assurdo. Non riesco a finirlo. È anche Tu l'hai assai. finito tutto. Sì, È io. assurdo, mamma mia. È anche assai. Rokyubyu ancora non l'hai visto. Questa è una grave pecca. Io vorrei Grave capire se Arcanthos l'ha visto questo capolavoro di Rokyubyu. pecca. Non lo so, è andato un attimo. Ma questa è una grave pecca, sono d'accordo, devo rimediare Questo perché, è cioè, l'anime più bello che io abbia mai visto sul basket. Slam Ma ci sono Dunk. bambini in copertina. Sti cazzi di Slam Dunk. Avevo sentito gente dire Kuroko no Basket migliore di Slam Dunk, quindi non mi stupisco. Guarda, se lo dicesse Arcanthos non mi stupirei. Cosa? Che Kuroko è meglio di Slam Dunk. Io non l'ho ancora letto Slam Dunk. Però indubbiamente il migliore anime sul basket è Rokuubu. Però Kuroko Capisco anche se io me l'ho. prendi per il culo. Prendi per Io il culo. sono 99% mai poco serio e 1% c'è una velata serietà. Ragazzi, Rokuubu è divertentissimo, veramente. Eh? Però ovviamente è fuori di testa, cioè tu lo guardi per i meme, non per altro. Sono letteralmente delle loli che giocano a basket, quindi non è che, cioè, concettualmente è sbagliato quello che vedi. Vabbè, questo Fantastico. non. Vabbè, non lo Ma conosco. qui ti metto in Machia. watching, se no mi dimentico. Questo manco lo commentiamo. Questo di qua, vabbè, Tokyo Godfather non l'ha ancora visto. Violet Evergarden, che schifo. Povero. Come vai a divergare, che schifo. No, allora non piace, è inutile Terrificante. che. No, a me piace. Io, Il allora, fatto che mi se... sono stato messo a piangere all'episodio 10, quello Episodio 10, bravo, bravo, tosto mio anche. fratello, ragazzi. L'episodio 10 è bellissimo, Non sono d'accordo, infatti. ma facciamo la riunione dei normi contro gli elitisti di merda qua. Cioè, ragazzi, Facciamo siete più bello veramente gioca di Next Violet. Più bello Generation. gioca di Violet Evergarden. Ragazzi, quasi. Anime È Next Generation. vero, voi siete la Next Generation e io mi sento male a pensare che sono della old generation degli YouTuber a vedere che voi apprezzate una cosa come Violet Evergarden. Ma Dovremmo anche solo vedere per la la grafica. prossima generazione, la future generation, cosa apprezzerà. Ma hai visto che lavoro hanno fatto a livello di animazione? Non è che una Netflix Sì, ma che. scusatemi, ma l'animazione bella la si trova ovunque ormai. Insomma, Meno. Paolo. Dai, no, Dai, non dai. diciamo cazzate. È ovvio che ci sono animati bene, animati male. È ovvio pure che quello che esce
da quello studio sarà sempre animato bene, però ragazzi, è usciva. Cioè, zero. Vabbè, vedi. È relativa, secondo me, però, questa cosa. veramente zero. Ci sono episodi carini, ma io ho finito l'anime e mi sono domandato, io è sempre la domanda che mi fa: che cazzo ho visto? E per me Violet è niente. È vuoto. Questo sono abbastanza serio in realtà. Non hai un cuore. Non ho un cuore, ma Concordo, chiamate concordo. mangaka, non hai un cuore, non hai un cuore. Queste opere vanno viste col cuore. Cioè, io sinceramente non c'è. Allora, c'è un momento dove tutto dovrebbe essere concentrato di emozioni verso la fine. Tutta la questione della lettera, tutto quello che Della è. rete. Della rete, bravo. Ah, delle lettere. No, avevo Ah, capito la rete, vai, d'accordo. tutta la questione colonnello, quello che è. Tu dici, minchia, questo deve essere il momento di concentrazione massima dell'emozione, deve farmi esplodere. Ed è. No. Senza cuore. No, magari a me anche il finale mi è piaciuto quando il coltello prende la lettera. No, non il tutto che la vorrà riprendere la lettera e dice che sognava di avere una figlia. Cioè, a me è Sì. piaciuto Dai, ma la madre che fa preparare le lettere a Violet, lei che quello. danza sul lago con l'ombrellino, siete No. Ma pure il Ma film è bello, il primo cosa film. stupenda di Cioè, quell'episodio nessuno si è è che cagato il tu. primo film, però è bello pure quello. La cosa stupenda di quell'episodio è che tu per tutto l'episodio eri convinto di sapere cosa stava scrivendo. Arriva alla fine e va oltre. È tipo pazzesco e ci manda Cioè, bene. non vorrei dirvelo, ma Orange, tu hai preso. Vabbè, già l'ha scritto, l'ha detto Italo. Stavo dicendo la stessa cosa. Hai preso gli unici momenti belli, praticamente. E poi la cosa più È Italo intrigante. o è Giaggio? Penso che sia Italo perché. Ah no, È è Giaggio, io Giaggio. invece l'avevo capito che era Giaggio. Madonna mia, essere d'accordo con Giaggio è quasi alla pari di essere d'accordo con Arcanthos. Mi sento sempre a disagio quando succede una cosa del genere. Quindi ha proprio ragione. Cioè, hai preso gli unici momenti belli, ma soprattutto lo vuoi sapere? Quello che tu hai descritto sono momenti comunque non di emozione nel senso stretto della parola, ma più di bellezza visiva da vedere. E E ritorniamo secondo a te quel la bellezza punto. visiva non può esprimere. Può esprimere, il fatto è che non lo fa su Violet. Ma secondo me è sempre soggettivo. Poi vabbè, che ti devo Tu, dire? questo potrebbe essere, però vabbè. Absolute Un 2 o 3. singolo attimo di felicità è forse poco per l'intera vita di un uomo. Madonna mia. Absolute 2 o 3 penso che sia anche molto alto 3, eh? Vabbè. Ma no, perché due, era meglio due, cioè. Tutorial come Vabbè, rovinare. è Absolute Cioè, Kamega Kill 6 è comunque alto. Io gli ho dato 2. 3, una No, è cosa del alto, genere. d'accordo, no, è alto, ma erano i primi È anime. alto, però secondo me la prima parte era carina. No, ma è anche il primo anime che ho visto, quindi resta il voto dei primi Sì, anime. mi ricordo, mi ricordo. Akira 8. È onesto, pure il mio voto è 8 su Akira film. Ansatz, mamma mia, 8 e 9, ma che Io ci cazzo? metto pure 10, guarda, pure 10 ci metto. Madonna mia, che gusti di merda, mi sento male. Dai, professore, l'amore, l'insegnante, dai, che scherzi. Ma è Ma tu devi fare molte opere, imbarazzante. molto educative, soprattutto se le vedi ad un'età adolescenziale. Ok, sì, è un prodotto per adolescenti, però ragazzi. Parliamoci chiaro. Che cos'è questa Pare Ramman? È stagionale, Non cioè l'ho della visto. stagione. Sì, è della Yamaha, mi sembra. Sì. No, no, non l'ho visto. Bakemono no Cosette è anche abbastanza alto, ci può stare. Bakemono Gatari 8. Ragazzi, domanda, come fate a guardare in Monogatari? Questo me lo sono sempre chiesto io. Perché Cioè appunto lo io trovi pesante, giusto? l'ho iniziato 3 volte e non sono riuscito Lo ad so, ti capisco, pure io avevo questo problema. Però poi Devi diciamo che capire i sono riuscito ad troops, insomma. andare avanti. Però vabbè, secondo me, cioè, ci sono persone a cui non piace per questo e io ero uno di questi prima, poi un po' cambiato idea. Col tempo Sì, gli darei i giusti momenti. Bakemonogatari, soprattutto la prima serie, è un po' più difficile da seguire perché sono un po' pazzi. La regia è un po' ostica, effettivamente, da seguire. Però ci può stare.
Siete troppo piccoli. Ma Già cosa siete giustificato. troppo piccoli? Giaggio, ho letto più libri di filosofia di te. Che significa? Secondo me è un po' ostico da seguire Vabbè. Bakemonogatari, soprattutto. Però Va che io l'ho è la visto second comunque 10 anni season. fa la prima serie, perciò. Ma sai che la second season è tosta? Cioè, non è facile anche Mondogatari Oh, a me second hanno season. detto che la second season era la più bella. Poi non lo so perché non l'ho ancora vista. La second season è. A parte che il primo arco della second season deve essere pronto cerebralmente. Mamma Perché mia. non vi dico niente sul. Però. Manca Koyomi all'inizio, quindi non sai che cazzo sta succedendo. Ti trovi là in mezzo e dici che cazzo sta succedendo in questa prima parte. E tutto si sviluppa da quello. Ed è molto particolare. Poi banana, Ballroom 9, giusto, ci può stare. Banana Fish 8, Beastars Ah, 9. vedi, gli Spokon, siamo sempre d'accordo sugli Spokon. Aspetta, vado a BNA mettere 10 Eyes of Dion. 6, onesto. Forse io gli ho dato 7. Questo di qua 7 pure. Madonna mia, My Hero Academia 10, Second Season 10. Io non ho te il film, giusto? No, no, Lo il special, vabbè. Ova, sì, roba brutta. Pure assai sette. Terza se 10. La terza era bella. 10. Mamma mia, 3 10, 4 10, tutto Sì, 10. dai. Non c'è Sì. niente non ti è piaciuto. No, ci sono stagioni meno belle delle altre, ma comunque mi sono piaciute più degli altri anni. Cioè, io My Hero Academia me lo posso guardare endovena. Io mi sono visto My Hero Academia quando sono andato a Londra, quando sono tornato da Londra, quando sono andato a Amsterdam, quando sono tornato da Amsterdam. C'è sempre, Però tutto. ti dirò, a me sta cominciando a stancare, va troppo Ah, lento. capisci un cazzo, a capo, certo. Non capisco un cazzo, te lo devo dire, no, Io ragazzi l'ho per me droppato, poi. sta Ma procedendo in maniera porca troppo lenta. puttana! Like a Bravo. tutti i video di Senpai Simpatia, ragazzi, andate. Ci stanno troppe Ho fatto la puntate seconda. Slice of Life e troppo poche dedicate alla trama. Ma come troppo poche dedicate alla trama? Che la quarta è di sviluppo per succedere a quello che è il number one hero? Vabbè, mo non lo so che succede nella quinta, però per me Succedere vuol potevano dire essere andare. sviluppati. Succedere vuol Ma dire soprattutto perché non è una serie low andare running, non è una dopo. serie che non va in pausa. Meglio, è È meglio. meglio per le animazioni, però poi diventa troppo poco quello che accade in una stagione. Ma fai il rewatch, un rewatch all'anno di My Hero A Academia, me che rompo le palle, però. rompo le Poi palle. in questo caso mi trovo vagamente d'accordo con Arcanthos, cioè io non l'ho droppata, però io gli ho dato tipo 8. Ma comunque è un buon voto che apprezzo, capisco. Cioè, 8, 8 e mezzo. Cioè, è bella, animazioni belle, cose. Cioè, me lo guardo con piacere, però non 10. Mi dispiace. Buono. Vabbè. Comunque, lo dico anche in chat, magari, siccome ti giuro, ho fatto 3 video su sta cosa. Chi dice che l'episodio 23 di My Hero Academia è inutile non ha capito un cazzo di tutto My Qual è Hero il Academia. 23, scusa? È quello in cui il musical. Ah, no, quello è bello. A me i preparativi non sono piaciuti. Sei il demonio. Vabbè, forse i preparativi, forse hai ragione. Però My sempre Hero corsa. Academia è un buon prodotto, sicuro meglio di Demon Slayer. Secondo me Demon Slayer invece è molto carino l'anime. Però sì, sono Pure d'accordo che secondo me. My Hero Academia è superiore, questo secondo me non c'è dubbio. Boogie Bop, vabbè, 4, la vecchia serie, Burn the Witch 7, va bene, 50 centimetri al secondo 7, secondo me è già tanto. Questo non Sai che so in che Band of cazzo Witch mi sa che è. Tite Kubo si è incazzato un po' con gli editor? Proprio nell'anime, perché c'è una frase che dice la tizia biondina, che praticamente è tipo, mi sembra Tite Kubo incazzato nero, adesso non mi ricordo, però vabbè, una l'ha buttata lì. Ah, questo è praticamente, Non l'ho sono visto. tre, fi sono tre film di, sono tre film dello studio Però Pono. se hanno preso 6,93 su Mal, vuol dire che tu hai Io li ho esagerato. visto. No, forse, no, in realtà, allora dipende, sono tre cortometraggi, il primo fa schifo, il secondo è nì, il terzo è carino, sono tre lungometraggi. Ci metti 8. Vabbè, dai, ero buono. Citrus 3, vabbè, anzi assai. Code Geass Paolo, ma lo sai che 8 la e prima volta 9. che venni in live da voi, io e te parlammo di Citrus e del colore giallo che c'era in quell'anime, che era tutto giallo, mi ricordo tantissimo. Sì, era il periodo che probabilmente lo guardavo con occhi di disprezzo. Dai, È uno yuri. in realtà sì, Ah, cioè duro. no,
tutto Yuri, ma il problema era proprio il disprezzo che emanava. Allora, non commenti Code Geass 8 alla prima e 9 alla seconda sono scandalosi. Io ho dato 4 alla prima e 8 alla seconda, voto medio 6. 8 alla prima forse eccessivo. No, Ma 4. dice Italo che la seconda è più brutta della prima. No, secondo me la 8 non è, cioè la seconda non è così brutta. Secondo me la seconda è da 8, Io mi bello ricordo che la pieno. critica principale che pone è che è tipo troppo hollywoodiana, una cosa del Sì, genere. ma sono d'accordo, ma secondo me è voluto, capito? A me questo tipo di trash piace. Però nella prima questo trash. A me non è piaciuta principalmente una forzatura di Code Geass ed è quando usa il Geass su Eufemia. Cioè, lì mi è stato proprio sul Pure a cazzo. me, sì, quel modo in Ragazzi, cui ma, dice proprio una frase che sembra un quella monologo è di dialogo. trash. Quella è Sì, è trash. trash. Mi Infatti, pare. ti giuro, io mi sono messo a ridere dopo. Io ho fatto, ma che cazzo No, io c'è? E no. dopo sono. Io No, mi io sono sono messo scoppiato a ridere. piangere. Io sono. Seriamente, ho fatto 5 minuti a ridere. Sì. 5 minuti Cioè, come fai a non a ridere da quel trash che lui parla con la sorella? Ah, sì, è come se io ti ordinassi di sterminare il Giappone. Minchia, questa parte a ridere. testa bassa. Ma è Dai. quella scena entra nella comicità top, altro che. Solo per quello Cioè, 9. se, io infatti per questo dico, la seconda a me è piaciuta perché è divertente, la prima invece non è neanche divertente. C'è l'episodio del gatto, che è scandaloso quell'episodio. Ma Ma la ragazzi, pizza è tutto. sponsorizzata, Orange, che quindi. stai mangiando? No, è latte e miele. Sto bevendo. Adesso stanno sul cazzo Buonissimo. a tutti gli elitisti. A me i mega non piacciono. Stai sul cazzo pure a me anche se non sono elitista, Guarda, quindi. devo dirti la verità. Con me ci vai ok, perché comunque a me piacciono, però non sono tipo Italo. Italo, lui odia le persone che non gli piacciono i Che ho mecha. da me. Ma sai che a me piacciono tantissimo i mecha? Tutto pum 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 Ma pure a me facevano schifo all'inizio, adesso mi piacciono un sacco. Lo Ma sapete, bellissimi i il mecha. fatto è che i mecha, secondo me, hai bisogno anche lì di tempo per apprezzarli. Ma Hai sì, bisogno. perché magari uno dice è più figo vedere uno che tira pugni fisicamente No, che vedere un invece robottone gigante. con la vecchiaia dici Ma fammi tornare a ragazzi, mi guardare sono visto gli Buffy e non mi sono visto Code Geass, intendoci. anime. Vabbè, Gurren però. Lagann, guardati Gurren Lagann. Gurren Lagann, sì, guardati Gurren Magari ti fa cambiare idea. Certo, pure la carne è un po' l'emblema di tutti i mecha, però. Lagann. Però c'ha quell'evoluzione nella seconda metà che è Abbiamo fatto interessante. provare Gundam, No, io che era non ti consiglierei nuovo. Gundam come prima cosa per cambiare idea sui mecha, sinceramente. È pallosissimo, Gundam. Questo che cos'è? Colicot È Zagat. la collina dei papaveri. Ah, ok. Questo film l'ho rimosso perché, se ricordo bene, è di Goro. A me i film di Goro non è che Sì. piacciono tanto. Secondo me lui è Tipo proprio. Terramare pure. Lui è, secondo me, è proprio. È migliore di Terramare questo. Sì. Ma per me lui è proprio scarso nella regia. Questo film si salva perché alla sceneggiatura c'era il padre. Sì, c'era il padre. Ma la regia è Ma proprio comunque, scarso. se non sbaglio, fu anche fatto durante il terremoto in Giappone, se non erro. Epico. Comunque, sì, Senpai, non dar retta a Gundam, secondo me non è non ancora. Prova Gurren Lagann, perché te lo dico, io sto guardando anche io Gundam. Prova Gurren Lagann. Gundam effettivamente ha un ritmo pesante. Scusami, ma Cowboy Bebop 9 e qua sopra c'è Code Geass 9. Fa? Cioè, io mi sento male. Orange, ma. Utilizzo la carta Arcanthus. E infatti dirai anche, ti rispondo io, che ti è piaciuto di più Code Geass, anche se c'hanno entrambi 9. Vabbè, questo non lo so, dai, devo comunque devo Ma, pensare io sono a sicuro questo che passo. almeno per quanto riguarda l'intrattenimento ti ha conquistato di più Code Geass. Questo sì, hai Ma ragione. grazie al Però cazzo, pure a me mi ha ripeterlo. intrattenuto di più Code Geass, ma che significa? Ma io così valuto gli anime dal punto di vista personale. Se mi rompe il cazzo, Ma scusami, ma tu così Esatto, significa guarda lui. che elimini gran parte del potenziale di un anime. Cioè, è ovvio che Bebop non è un anime per intrattenere, ma un anime di atmosfere, di vissuto, di agito. E tu me lo poni allo stesso livello di Code Geass, che quello è solo Ma intrattenimento il fatto è che trash. stiamo parlando appunto quando si parla di gusti personali di questo.
Perché, scusa, se io guardo una serie e mi tiene incollato allo schermo, ne guardo un'altra che mi fa un po' barcollare, non sono deciso, non la continuo all'inizio, Vabbè, che posso quello è un altro dire? discorso per me. Beh, io Mi vengo vengono a dire che rapito comunque. è più bello Cowboy Bebop, però mi è piaciuto di più God Geass, capito? Cioè, lo capisco quello che dici, però per me, cioè io poi non ho avuto problemi. Io Bebop mi guardo gli episodi così a caso, quando non ho un cazzo da fare, metto un episodio e me lo guardo. Perché non è che mi intrattiene, mi rapisce. Cioè, capito quello che fa? Non è che mi intrattiene tenendomi attaccato perché voglio vedere che trash succede. Mi rapisce per quello che lui offre, che è decisamente superiore. Cioè, voglio morire. Mi Ovviamente. dissocio. Mi dissocio. Darwin's Io mi Game associo. 6. Vabbè. Death Note 8. Io gli ho messo 9. Death Parade Ah, ti è piaciuta la 8. seconda parte? Sì. Death, no, Death Parade 8. Io gli ho messo o 9 o 10. Decadence 7. Io gli ho messo pure 7, mi sembra. Devil May Cry Baby 9. È onesto. Bellissimo. Diamond Ace è inutile che mi dite, per me è incredibile. Io D'accordo. non so giudicare gli Spokon. Guardo gli anime Spokon e rimango con gli occhi aperti. Per me, tipo, sono tutti 9 questi. Sappiate che per chi non l'avesse visto, sono 3 stagioni uguali in cui Uguali. semplicemente cambiano i senpai o cambiano i senpai, No, non capito? Fai succede te. niente di diverso. Sono letteralmente No, la stessa cosa. Poi, però è bello, ragazzi, bello. vabbè, di Esire Remake, questo di qua non so che cazzo sia, uno speciale. Dorodoro 8. Dororo 8. Questo 10 è un po' randomico. Dottor Sto 10. 10! 1000! Era più bello un 9, dai. Ah, però è carino. Dammaci, vabbè, questi li abbiamo visto. Fate Stay Ottimo. Dai. A7. Mamma. No, non dico me niente. il 2014 era piaciuto di più, il final di meno ancora. I Fate, vabbè, come voto ci stanno. Furikuri 7. Senti, se, al di là delle. Io ho capito tutto, però no, cioè per Però me che no. cazzo ti racconta Cioè, non ho un Furikuri? po'. È bello da vedere, però. Ragazzi, non continuate con questa storia perché io impazzisco. Che cazzo ti racconta? Non, un anime non ti deve per forza raccontare qualcosa. Può essere emozioni, può essere esplosione. Cioè, Furikuri è questo. È proprio pulsione di animazione. Qualcosa che ti entra nelle vene e ti comincia a fare Furikuri, Furikuri. Però se se lo guarda uno cioè, non interessa un cazzo di animazione, cioè in quanto a livello, a regia e cose così, che ti deve dire? No, scusami, no, non è quello, io non sono d'accordo, perché Furikuri riesce comunque, anche se tu non capisci niente, a farti vedere qualcosa di strano, Questo è vero, infatti a qualcosa me è di piaciuto. particolare. No, ma Sì, io sono concordo. d'accordo, non sono tanto d'accordo con la cosa di Sharkantos di raccontare per forza qualcosa. Però, boh, anche a livello di animazioni, sì, bello, ma non mi ha dato quell'exploit di animazioni. Forse perché ho visto prima altro, non lo so. Cioè, dipende anche in linea, boh, forse se l'avessi visto prima di Gurren Lagann avrei detto un'altra cosa. Perché io l'ho visto come uno spartiacque tra Evangelion e Gurren Lagann. E basta per me, è stato e basta solo quello. Bah, non lo so, mi mettete un po' in difficoltà perché cioè, secondo me è ottimo in tutto, OST, animazioni, anche la parte di storia, sebbene non vi racconti niente, ha un suo fascino perché c'è qualcosa di nascosto che comunque devi andare a cercare. Però vabbè. Fugu Keiji Balance Unlimited, che cacchio è sta cosa? Questo è bellissimo, è un anime che è uscito quest'anno, è un bel poliziesco, secondo me merita tanto. Io non li ho visti ancora quest'anno, mi metto dal 20 dicembre fino al 31 e mi guardo 30 anime di quest'anno, perciò. Brotherhood 9, ci sta. Fumiko no Kohaku. Ah, Kokuaku. questo è, È un non so neanche corto, forse. È per il diploma di animazione Sì, questo. È di un animatore. questo. Sinceramente, gli ho messo 8 perché mi rodeva il culo che avesse 6,60. Cioè, non era una cosa da valutare, secondo me. Quelli gli hanno messo 5. Che cazzo voti una roba del genere? Quindi, gli ho messo 8 per alzargli la media. Giusto. Ponio 8. A me ha fatto cagare il polio.
Dai, kawaii. Nemmeno a me è piaciuto troppo. Boh, non è certamente il mio preferito, però. Asterisk, vabbè, non so. Gawen. Tutto questo è qua. Ah, Gawen, questo è Togoshi, buono. La Asterisk. pizza. Mangio la pizza. Dico. Ma è Dead carino. Senki. Gleipnir 6 è alto, personalmente. Gli ho dato tipo 2 io. Goblin Slayer 6 è altissimo, gli ho dato pure la 3, una cosa del No, genere. dai. Allora, Guarda, guarda Golden Kamuy a salita 7, 8 e la terza stagione 9. io devo dirti la verità, se Goblin Slayer fosse stato un episodio solo, era 10, il primo. Poi basta. Poi è la noia. Grisaia altino 6, coraggioso. Lo sapete che c'è un trust di complementi di matematica che l'anime preferito suo è Goblin Slayer? Ognuno. Grisaia, ma sai che seguono Pulsar, se ti sente, devi combattere contro di lui. Lui me l'ha consigliato, guarda. Grisaia, caruccio, però, dai. Cioè, secondo me. Grisaia, se vuoi veramente apprezzarlo, ti devi leggere seriamente la novel, perché nell'anime è completamente tronco di tutto. E si vede, il problema, tu dici, ah, stai dicendo vai a leggerti la novel, il problema è che proprio si vede che è tronco Grisaia. Cioè ci sono momenti in cui è letteralmente tronco. Io l'ho vista all'inizio, Grisaia. A me piace un sacco, però non saprei neanche perché A la me di novel non l'ho finita. Grisaia, una cosa che stette sui coglioni fu questi qua che si trovano dentro a una foresta e non devono praticamente farsi salvare da qualcuno. Siete intorno a una cassa di foresta, appiccate un fuoco nella foresta. No. E io l'ho criticato nel video sta cosa. Cioè, immaginate di perdervi in una foresta, accendete il fuoco nella foresta, incendiate la cazzo di foresta, farete un falò, qualcuno vi noterà. No. Morite, ok. No, poi dico, è così difficile uscire da una foresta, cioè quanto cazzo è grande? Ma capito là la cosa del labirinto, il professore. Vabbè, però incendiala la foresta. Fuoco. Terrificante. IQ, vabbè, qua ci sono tanti voti, Hajime no Ippo, vabbè. Ok, questi non li hai visti. Ah, non li hai visti, sì. Vabbè, speciali, sì. Ho visto tutto, Jimmy. Una tomba per la luce è 9. 9. È poco. Minchia. Ci Allora, medito su. io nella mia mal oggi ho controllato 1200 anime, ci sono solo 49-10. E non è neanche completa perché mancano gli ultimi 5 anni più o meno di animazione. È qualcosa un po' più vecchia. E tra questi 10 c'è una tomba per le lucere, perché per me è fondamentale che questo anime ci devi riflettere, secondo me, perché secondo me è un capolavoro assoluto. Sì, va bene, ci medito. Bene. Okusei Shuriken. È sempre stagionale. Non l'ho Secondo visto. me il miglior stagionale è con episodi autoconclusivi. L'ho valutato per quello. Poi magari me lo guardo dal 20 dicembre in poi. Manca qualcosa, però è stato bellissimo. Vabbè. Howl 8, altino, però ci può stare. Per me è 7 così. Hunter x Hunter 2011 9 per me è giusto. Indie Invaded 7 per me è altino. Però vabbè, non c'è molto. Ma non hai visto ancora Kaguya Hime? No, no, l'ho visto, però è fuori scala. Cioè, gli metto 10, vabbè. Cioè, nel Sì, senso, capito? ok, no, vabbè. Nel senso che è invotabile, vorresti dire. Sì, Sì, no, ma sono. questi. Cioè, che voto gli dai? 400 rispetto agli altri. Esatto. Sì, su questo sono d'accordo. 8 e 9 ci sta, sono i miei due voti pure. Kakegurui 6. Alto! Assai altro, eh. Minchia! Ci fa schifo, mamma mia. Mamma mia! Kakushigoto 10. Io ho messo un po' meno, però è bello effettivamente. L'ho visto questo, quindi. Dai che è stato annunciato il film pure. Kamino Che Toh riguarda è, come si chiama, Tower of Power of God. God, sì. 6, sei onesto. Kanata no Astra, 8. Mi Onesto. chiedo droppato. Mi stanno cadendo i coglioni. No. No, secondo me non è così male.
trovato un po' ripetitivo, cioè lento, ripetitivo, e non mi è piaciuto per niente. Poi Arietti 8, altino secondo me, però pure bellino, non c'è niente. Katana Katari 8, Run with the Wind 9. Spoken siamo abbastanza uguali, cioè. Nausi. Detto, io qua non parlo, mi prendo solo gli insulti. Cioè, Arietti 8 e Nausicaa 7. Nausicaa è piaciuto, l'ho visto recentemente io. Allora, se tu mi Bello. facessi un discorso dopo aver letto il manga dicendo Miyazaki era un po' tronco perché effettivamente nel manga si ci esprime in un determinato modo, ok. Mica, però non dubito che tu abbia letto il manga di Nausicaa. Cioè, non leggi manga normalmente, figurati se ti sei letto il manga di Nausicaa. No, no, no. In disaccordo totale tombale su questo. Però si alza il 29 e ci sta. Ok, Giosette. Keijo capolavoro, Capolavoro, in che assurdo, Keijo. l'ha visto pure mia madre Keijo, Bellissimo, in che assurdo, che gioco è troppo divertente. Kimetsu no Yaiba 8. Vabbè, secondo me è onesto. Kimi no Na wa 7, altissimo. Ma ti sta Kimiko. facendo schifo Your Name? Sì. Ok. Estremamente schifo. Io sono uscito dal cinema con un gruppo di amici, ci siamo tutti guardati, ma che era sta porcata? Uno Ma a no, cui, sì, uno a cui è quello che ho piaciuto fatto non. io con Weathering With You, però. Allora, poi vediamo. Kinnikuman, vabbè, sui Kinnikuman possiamo essere d'accordo. Kiseiju un altissimo 9. Però perché io non ho letto il manga, L'anime secondo me ci sta. secondo me è proprio imbarazzante, non perché non segue il manga, ma perché non c'entrano niente le musiche. Ragazzi, io vi devo lasciare che ora muore la batteria e devo andare. Ciao. Ciao, senpai. Grazie mille Ciao, ciao. per la formata. Potrei Anche invitarti in una mia live per fare i normi insieme. a te. Grazie mille, vai, Ciao, ciao. 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 Ah, ecco. Qua è uscito a posto. Cioè, aspettate, nel frattempo sistemo Orange. Sì, intanto ti dico Kiseiju. Allora, Kiseiju comunque è stato anche lì uno dei primi, neanche i primi 100, credo i primi 50 anime. Sarebbe bello vedere anche la data, si può vedere quando l'ho aggiunto. Era veramente bello. Calcola, l'ho visto dopo Tokyo Ghoul, quindi l'impatto è stato anche quello, cioè di guardare Kiseiju dopo Tokyo Ghoul. E dire wow, questo è un anime. Quello che ho visto prima che cos'era? Bravo. E quindi può essere anche quello. Però voglio rivederlo e voglio anche rileggere il manga, perché dicono anche che il manga, cioè anche voi tu stai dicendo il manga è tutta un'altra roba. Non è che è tutta un'altra roba, però sai, la forza pathos del manga secondo me è diversa perché non ha quelle musiche imbarazzanti. Le musiche Se vuoi di. mi metto più verso di qua così No, togli no, la cosa dietro. non c'è Aspetta. bisogno. Ok. Considera che le musiche di Kiseiju sono imbarazzanti a mio parere. Non c'entrano proprio niente con quello che dovrebbero rappresentare. Peccato, grandissimo peccato, perché immagina una scena topica, tipo quella della madre, quando arriva a casa dopo che è successo quello che è successo, e c'è la dubstep come. Sì, è vero. Cioè. Next to You però era bella. Sì, ok, le canzoni sono belle. Però. Che cazzo c'entrano in tutto quel contesto, capito? Cioè, devi anche pensare questo. Quel contesto erano proprio anticlimatiche. Poi, vabbè, i Kizu. Kizu Bassini, eh? Ah, no, Io vabbè. ho fatto due rewatch, quindi l'ho visto già due volte. 899, vabbè, avevo visto solo. Ma mi sembrava che avevi messo più 8 invece. No, no, vabbè, ci No. sta. Koe no Katachi 8, vabbè. Koe wa 8. Kokoro Connect 7. Kokoro Connect Yovie 5. Io ho dato 8 a Kokoro Connect, 3 a Yovie. Un finale imbarazzante. No. No, lo voglio rivedere però perché è particolare, tanto è anche un mediometraggio, L'anime dei però all'epoca piedini!
All'epoca mi annoiò tantissimo, ma proprio tutto, non ce la feci, cioè 45 minuti erano infiniti per me, però voglio rivederlo proprio perché sono solo 45 minuti. Cioè, Perché io ho avuto Italo che mi piangeva accanto quando ce lo siamo visti. Cioè, magari per Italo gli metto 6, dai. Gli cioè, scrivo a fianco per Italo. è l'anime dei piedini. Cioè, innanzitutto ci sono i piedini anime, quindi non puoi andare male. Poi, cioè, secondo me invece gli devi... Riguardatelo. Con più Lo riguardo, guarda. consapevolezza, secondo me è animato anche in maniera incredibile, in rotoscopio, c'è di tutto. Secondo me è il miglior Shinkai. Kugira no Kora wa Saju ni Utao. Children of the Whales, mi sa. Ah, okay. È Children of the Whales questo? Ma è noiosissimo. Io Io ho fatto fatica. l'ho visto su Netflix un po' di tempo fa. Sì, su Netflix ho fatto un sacco di fatica a finirlo. Ci ho messo tipo 3 mesi. Allora, pure io ci ho messo tanto a finirlo, però è animato molto bene, secondo Sì, sicuro sì. me. Vabbè, Porco Rossotto è onesto. Secondo me penso che lo alzerò quando farò un rewatch, perché comunque ho fatto tutti i first watch, poi faccio tutti i rewatch, secondo me lo alzo probabilmente dopo. Kuroko no Basket, vabbè, dai. Sei Dai. altino, però. Made in Abyss, 8, dai. Questo è Kiki, consegna a domicilio, altissimo 8 secondo me, però non è brutto. Gli avrò dato 7, una cosa del genere. Medaka Box 4, giusto. Megalo Box 7, bassino, però vabbè. Questo è Sospiri del mio cuore. sospiri del... No, sicuro i sospiri del mio No. cuore? Sì, i sospiri del mio cuore. Ok. Secondo me all'inizio ci mette troppo tempo per partire con la tematica di base, fa troppi preamboli all'inizio. Ci può stare, Però no? è È un po', secondo me all'inizio è proprio noioso di I sospiri del mio cuore. Migliora da metà film in poi. Vabbè, Mirai 7, secondo me è pure altino. Psycho 10, bravo, questi mi piacciono, questi 10. Monogatari 8. Secondo me la seconda stagione è proprio da 10 a mani basse, però. io però, allora, capisco, però è stata difficile da digerire. Non ho visto molte genialità registiche, non ho visto alcune cose che invece mi sono piaciute. Allora, il fatto è che ogni fine saga ha degli apici clamorosi, però per arrivare a fine saga ci ho messo un po'. Oh, però secondo me la second season ne vale per l'arco di Nadeko tutto. Ah beh sì, l'arco di Nadeko è clamoroso. Peccato per Il la parte in monologo. CGI scandalosa, però Il monologo che fa Kaiki è fantastico anche. ci sono momenti assurdi. Però a me Quixote in un'altra dimensione mi è piaciuta tantissimo. Proprio vedere un vampiro. Vabbè. Che poi qualcuno non l'ha ancora visto, quindi non voglio dire Io. niente. Quindi No, non è toccherò. Mononoke che è veramente clamoroso. Hime 7. Ma con quale dignità? Io ci metterei 9. Secondo me è il miglior Miyazaki Concordo Mononoke finalmente con una cosa. Hime. Secondo me a mani basse è il miglior Miyazaki. Cioè, è quello dove si esprime al meglio e soprattutto per un pubblico trasversale, dai bambini agli adulti. Senza escludere nessuno. Non lo so. Questo mi ha ferito qui. Qui. Muso Dairin 9, basso il voto. Paranoia, l'ho finito letteralmente 2 ore fa. Paranoia, quindi Me veramente. è... Tu stanotte riflettici. Ma scusami, ma quando hai scoperto quel mindfuck finale? No, non Ma in realtà spoilerarlo. l'avevo capito, sai? Ti L'avevi giuro. capito? Ci ero arrivato, sì, ci ero arrivato. Vedi che i segnali erano Ma pochi. io penso, non so se hai visto la serie di The Witcher Sì? di Netflix. Io tutto quello che accade l'avevo capito già dal secondo episodio. Avevo capito. Non so se tu c'eri già arrivato, ovviamente Io parlando ho di letto i Witcher. libri, quindi le sapevo le cose su... Io vedevo persone che impazzivano alla fine e io al secondo episodio avevo già capito tutto. Spesso riesco a capire le cose, però è comunque clamoroso. Davide, è ovvio che il miglior Miyazaki non Ghibli è Cagliostro. Cioè, non c'è dubbio su quello.
Però se parliamo di Ghibli, per me il miglior Miyazaki è Mononoke Hime. Cagliostro è indubbiamente il suo miglior film in assoluto, quindi quello non c'è dubbio. Però sono 2-10 per me comunque. Nami Yoki Tekure. Di quest'anno non l'avrei visto Sì, no, questo. no, l'ho No. visto. No, Naruto è altino secondo me, però amore totale. Boh, sì, No. un po' altino forse Naruto, però 9 mi sembra esagerato, però secondo me un 7-8 ci può stare. Quell'anime che schifo è quello di merda totale, la ricompensa del gatto, non lo valuto per disperazione. Tempo perso, Pure a me non è tempo piaciuto. perso. Pure a me non è Bello il titolo piaciuto. però. Nekomo Rikuro, vabbè, questo Nekomo no Katari Kuro, va bene. Evangelion. No, no, mi dissocio dicendo che Fai schifo. l'ho visto solo una volta, ero giovane, non ero neanche maggiorenne e sto aspettando di fare il rewatch non appena Dinit dà l'edizione nuova col Blu-ray. Yeah, ma poi rientra l'Evangelion Sei! 6. Ma Ma sei pazzo. stiamo scherziamo! Ricordiamoci che c'è il Code Geass là sopra che ha 9. Questo No, ma concordo. è il passato, ragazzi, è il passato. Verrà Concordo. cambiato. Io mi sto Riscriveremo il sentendo passato. male. Un filosofo che mette Ah! 6 Evangeli. Sto Adesso morendo. riscriveremo il passato. Qua Anche fa male. i migliori Potevi uomini. cambiarlo prima che aprisse la lista. No, io non sono pavido. Io combatto. Combatto. Va Lotta di classe. Ragazzi, ce la farò. Tranquillo. Riguarderò Evangelion e vedremo. bene, appena esce mi devo comprare pure i Blu-ray di Eva, perciò c'è poco da fare. Cioè, Nise a Bellissimo, 9. bellissimo. Ma c'è Kai, ragazzi, Cioè, Kaiki Nise Waifu. 9 e Neko Kuro 8. Cioè, secondo me Allora, Nise è il più Nekuro debole ha dei un primi 4. no, Neko ha un grave difetto ed è il character design di Anekawa, che secondo me il migliore character design di Anekawa è quello di Kizu e basta, non arriva È a livello vero, concordo. di Kizu, però La Nanise è mia peccata. fantastico. Nise, ha ragione Shaf. Dice Nise 9 è una scelta coraggiosa, secondo me pure. No, Molto per me coraggiosa. Secondo me tra i primi 4, Bakere, Konise e Second è indubbiamente il più debole Nise. A Kaiki, ok, sti cazzi. Ha pure la scena del cazzo di spazzolino. E basta. Ha queste due cose, basta Nise. bellissimo. No Guns Life 7, vabbè. Noragami 7. A Aragoto però ti è piaciuto di più, sono Sì, d'accordo. pure Ah, quando c'era lei, Marnie, a 7 mi sembra tantissimo, me. mi sembra Sì, hai ragione, tantissimissimo. Cioè, gli ho dato 4. Ah, hai ragione. Poi hai ragione, stai su Marte. un altro colpo al cuore. Arriva la combo, dai. Allora, se io dovessi dire qual è il tuo film Ghibli preferito, escludendo Kaguya Hime. Che vabbè, la principessa splendente, quella è una cosa a parte. Ti direi Omoide Poroporo. È letteralmente il Ghibli più giapponese che esista, Io odio i giapponesi, però. insieme ai Pompoko, ma di una naturalezza incredibile. Per me Pioggia di ricordi è assurdo. Io ho detto sulla Ghibli, ci si è collegato adesso, ho detto devo tacere perché devo fare la tier list e non posso dire Su nulla solo. questo poi quando farei la tier list ne dobbiamo parlare seriamente, soprattutto su Omoide Poroporo. Vabbè, One Punch Man, ok, sono d'accordo. Wolf Children 10, va bene. È tantino però. Orange, peccato per il finale, ma ci può stare. Oremo 4, finalmente una soddisfazione. Questo che cacchio è? Oreski, a me è piaciuto invece. No, Non non è la mia comicità. Ok. Sinceramente, guardando la copertina, io gli darei 3. Non si giudica dalla copertina. Fidati, io ho abbastanza esperienza da poter Gli giudicare anime sì. un anime dalla Ok. copertina, Guarda che schifo di letteralmente. copertina hanno Noragami Aragoto, scusa.
Ma vedi che Noragami ha una bella coperta. Ma guarda qua, scusa, io ora aperto. Noragami Aragoto fa schifo. Non è No, questo vero. comunque non è così brutto come pensi, è comunque Allora, particolare. È una parodia del genere. sì, ma guarda, però guarda, è ovvio che ci sia una questione di harem. Ci sarà qualcuna che è innamorata di lui, qualcuno che tenterà di sedurlo. Poi magari, ecco, c'è la parte di parodia, ok. Esatto. E vabbè, mi potrà piacere più che altro per quello, ma è palese che comunque ruota sempre alla stessa discussione. Senti, io l'ho Sì. guardato solo per un motivo. Vedi quella con gli occhiali? Sì. Quella c'ha tipo una sesta. Ed è le ha fatto una città a Dostoevskij. Basta quello. Per quello Vaffanculo. Soltanto l'ho guardato. perché una seppione. Però la sesta non la fa vedere sempre, capito? Cioè, lei è tipo una suora, la fa vedere Che ogni fa? tanto. Ah, E quello è già per quello che Giaggiù ha già decretato: Paolo piace a me, a te fa schifo. È guarda. indubbio questa cosa. Se piace a lui un anime del genere, è indubbio che mi farà schifo. Sì, il migliore di Takahata è Gosho il violoncellista. Su questo sono in disaccordo, secondo me, è Anna dei capelli rossi. Però, vabbè. Vabbè, Overlord 8, tantino alla seconda 8, ma Sì, probabilmente sì. tantino. Perfect Blue 10 mi sembra corretto. Pet non lo conosco. Sempre stagionale, è un po' psicologico. È psicologico, ok. Princess Connect Red Hive non l'ho visto. Belle animazioni, sai? Prison School 7, però. E invece ti ho dato qualche gioia, poi arriva. Ma promare fa schifo, Vabbè, comunque. Arcanthos, mi consola il fatto che tu abbia detto una cosa del genere, perché è ovvio che è bello. No, guarda, fa venire un cazzo di mal di testa quest'anime. Madonna, come cazzo fate a vedere le scene di combattimento? Io non ce la Io facevo. vi odio. Odio Arcanthos. In particolar Sembra modo un 3D Arcanthos. raffazzonato proprio. Io non ho parole. Cioè, Gurren Lagann 10 volte meglio. allora, io posso capire che non Scusate, siete. mod, fate un sondaggio. Promare, scrivete più di 5, vabbè, ma più di 5, cercate, fate un sondaggio decente e vediamo cosa dice il Quindi, mod. scusa, fa così, punti, proprio in brevi punti che ti facciano pensare che sia una grande opera. No, non ho detto una grande opera, per me è un 8 pieno. Indubbiamente è una libidine visiva. E questa cosa, secondo me è indiscutibile che sia una libidine visiva. Belle animazioni, belle luci, bei colori. Forse il character design potrei essere d'accordo che poteva essere fatto meglio, ma No, a me non interessa. il colore è così associato bene a quello che succede, da essere Questo sì. parte Questo narrativa. Cioè, per me è sì, concordo. esplosione questa cosa. Non lo Sì, questa cosa del so. colore è vera. Scusa, è Violet Però Evergarden allora? che significa? Violet, l'animazione è completamente slegata dalla narrazione. Qua invece No, è niente. tutto narrazione. Tu guardi i tizi che prendono fuoco e tu senti il calore che emanano. E questo è il bello di Promare. Forza narrativa dall'animazione. E orgasmo. Invece a Ok, me poi gli scontri non sono piaciuti. c'è il sondaggio. C'è una Vediamo un po'. scena di Promare all'inizio, quando combattono con la moto sopra Per il me la parte tetto. peggiore è tutto il finale. Finale, ora ne discutiamo. Però c'è quella parte là sopra, dove fanno un giro di camera 3D che letteralmente Shinkai può andarsi a sparare sopra qualche sopra l'universo, che nessuno riesce a utilizzare quella camera 3D così bene. Cioè, per me è incredibile. La parte finale posso capire che non ti sia piaciuta, perché effettivamente è un po' più ostica rispetto al resto del film. È un po' anche rushata, e secondo me il vero problema del film è là. Però
questo io non do più di 8 come voto. Rushano tanto, i personaggi rimangono un po' in sordina a livello proprio di evoluzione. Però tutta la scena in cui trivellano, fanno e dicono sono belle citazioni, alla fine sì. Però, cioè, concordi nel dire che è solo un anime che punta su quello? Ma Cioè, scusami, ma se punta su. Cioè. ma non ha proprio un cazzo del resto, cioè, personaggi, trama, questa roba Ma qua. è un anime che ti vuole far godere visivamente, capito? Cioè. Però io dico la verità, il mio più grande problema è stato che non ci sono, non sono presenti dei momenti di pausa, cioè ne sono Ah, è quasi vero. due. Questo è proprio il reale problema per cui non sono riuscito ad apprezzare Promare. Avrei preferito dei momenti di relax, di relax della musica, perché è troppo, A è parte che la tutto musica è molto ripetitiva, se non erro. sì, è Sempre la troppo stessa ripetitivo. mettevano. E non è una cosa positiva, secondo me. Cioè, una colonna sonora così povera in un film. Su questo non ti so dire, sinceramente, non ci ho fatto più di caso sulla colonna sonora, Poi la ma musica ne dubito. era cantata e c'erano i personaggi che parlavano da sopra, che va bene E una o due assolutamente va volte, bene. però. In realtà questa cosa vedi che è molto utilizzata, semplicemente spesso non ci fate neanche caso. Ma poco è utilizzata, invece lì è No, no, dominante. invece nella serie è molto utilizzata, soprattutto quando l'anime sta per finire. Nelle ultime puntate è quasi sempre in tutti gli anime utilizzata, sai? Però spesso e volentieri neanche ci si fa caso. Nei film lo fai caso perché se eri al cinema, magari eri in un cinema Atmos, questa cosa la sentivi più forte. Ma questo è Da proprio il livello cuffie. in generale, Sì, cioè sì, hanno sì. messo la musica troppo elevata rispetto alle voci. Sì, Questo ecco. magari è un problema dell'italiano, dell'adattamento italiano. Sì, probabilmente potrebbe essere una questione di mixaggio. Secondo me Imaishi ci aveva il cazzo di fuori per tutto il tempo a cui ha lavorato al film. A me pare ci siano i momenti di pausa, ma forse ricordo male. Ma sono d'accordo con te, i momenti in cui mangiano la pizza, i momenti in cui sono nella parte di carcere, i momenti in cui arrivano nella parte del laboratorio, là che citano Mazinga Z. Quelli sono tutti i momenti di pausa, semplicemente il ritmo è comunque sostenuto. Quindi, come dire. Per farvi però io un attimo capire l'importanza per me delle musiche, a me il finale di Fullmetal Alchemist Brotherhood non è piaciuto quanto doveva piacermi perché la musica utilizzata alla fine è la stessa che viene utilizzata in loop in quasi tutti gli episodi, per farvi capire il livello. Cioè, non è che non mi è piaciuto, avete visto anche il voto, però non mi è piaciuto quanto doveva piacermi perché è partita quella host, che adesso non ricordo il nome della host, OST. OST. E io ho detto no, che palle, di nuovo questa. Bastava un riadattamento stupido, eh. Le musiche sono importantissime. No, però effettivamente, cioè, Promare c'ha pochissime musiche. Allora, Giaggiù ha scritto un'altra cosa. Ha detto: guardate, ragazzi, tutti gli anime che hanno le OST di Sawano Non si sbagliava lui. OST di Sawano hanno questa cosa. No, no, OST. Sì, no, vabbè, ma questo è vero anche perché là c'hai i sottotitoli di norma. Però l'abbiamo visto in italiano, se l'avete visto al cinema, e là magari era tutto più Ragazzi, difficile da seguire. ma io lo dico da una vita che Yuki Hayashi è meglio. Nessuno mi ascolta. Non rompete il cazzo allora. Peccatevi No, no, meglio Sawano. Sawano. No, meglio Ma Sawano. Ma meglio Yuki Hayashi. io odio Sawano quasi quanto Jun Maeda. Cioè, quasi Ah! quanto me. No, tu sei un livello superiore. Allora, qua c'è Ah, ok. Arcanthos, qua c'è Jun Maeda e qua c'è Sawano. Giaggiù è un po' più sopra di Sawano. Però Jun Maeda pure alto, eh. Comunque, continuiamo, va. Psycho Pass 8-7 vanno benissimo, secondo me. Forse il film Altino 8. Rainbow Ma 9. dopo aver visto la seconda stagione, il film forse era un po' meglio. Ah, vabbè, ovvio. Re Zero. Vabbè, sai, un po' normi la prima, però la seconda mi sono ripreso. Penso che sia imbarazzante quell'8. Sì, Relife, imbarazzante. Relife 8 puratino, secondo me. Bellino, ma non Qua così tanto. secondo me confermerei perché mi piacque tanto. Rikei Kagoi ni. Non so che È sempre cazzo. stagionale, è sulla scienza, fanno praticamente delle ricerche scientifiche sul capire l'amore, sul dimostrare a livello scientifico quando si è Bello, innamorati. è tipo Kaguya-sama questo, un po' meno Capiscono bello però. Le cosce, sembra vagamente interessante, devo dirti la eh? È verità. bello. Esce la seconda stagione. Ci sono le cosce. Sì, Non ci con sono le i piedini, calze. però.
Con le ca no, 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 sì, i Ci sono pure i tacchi, piedini. tutto, È c'è tutto. tutto. Episodio al mare, c'è tutto. Forse si sofferma troppo sull'aspetto scientifico, quindi se non si è appassionato un po' potrebbe No, disturbarti, io però. vivo di scienza, quindi Ok. c'è il mio Lo so, tu sei un campo. medico, però dico in generale come mi riferisco agli spettatori. Allora, Rocca no Yusha 5, vabbè, però io ho visto un'altra cosa. No, però legge a destra, veramente non mi è piaciuto il finale ed era l'inizio. Magari se lo rivedo adesso non do così importanza al finale. Prima davo molta importanza al Io finale. invece sono d'accordo con il tuo pensiero vecchio, perché il finale veramente mi ha fatto schifo. Però vedi, di a Perché? destra che va a essere 9, secondo me, perché veramente non. Ma per me è cambiato proprio ora non me lo ricordo bene, però ha cambiato proprio come dire, le tematiche, le ha un po' rovinate. Cioè, è incredibile secondo me il finale. Spacca tutto quello che è successo. È Ora, io non troppo, è un dico. cambio troppo repentino, E secondo no, me. non. È tipo Yesterday di quest'anno il finale di Sakamichi no Apollon, secondo me. Vabbè, però Yesterday E era proprio invece lineare, si no. capiva finché Cioè, secondo me no, non corre. Secondo me è proprio giusto quella spaccatura in quel momento. Perché l'anime a un certo punto diventa abbastanza ripetitivo sulla questione. Quello si lascia, quello si prende, quello si lascia, quello si prende, quello di là. Ah, puttana, no, no, tu sei una puttana. Più o meno succede così. Sorella, sorella. E a un certo punto, boom, spaccamento. C'è quella corsa in discesa nel finale. Questo è uno dei miei 10, vorrei dire, però vabbè. Questo mi ha fatto male. Fa male tutto. Sakura sono Pet Nakanojo 8 è onestissimo. Bunny Girl Senpai 8 è onestissimo. Questo è il movie, non l'ho visto. A me è piaciuto di meno. Spirit Away. Il nome italiano non me lo ricordo mai. Città incantata. Città Sì, scusa. incantata. Scusa, io l'ho conosciuto come Spirit Away e sarà sempre Spirit Away. Oddio. 9. E poi Onesto. Millennium Actress. Sì. Onesto. No, no, non parlare di Shigatsu, Falcus, non parlare. Io gli ho dato 9 a Shigatsu. Ah, e chi era che diceva che ci aveva dato un voto di merda? No, io no, a me è piaciuto tanto. Ma c'era qualcuno che tra voi. Boh, vabbè. Senti, oggi ho visto una tier list in cui uno ha detto che è il finale senza senso, non si capisce niente. Ma cazzo, Guarda, io ho un amico. l'anime più chiaro di questo ce ne vuole. Paolo, insultalo per Millennium Actress. Ma Millennium Actress 8 secondo me è corretto. Secondo me è il più debole di Satoshi Kon, vedete. Cioè, mi sembra che lo dicevo qualche altra volta. Secondo me è il più debole di Satoshi Kon, Millennium Actress. Rispetto agli altri, per me è un po' più debole. Nel senso, 8 è un buon voto. È corretto come voto. Però Paprika è più sinceramente debole, no. se devo scegliere quale deprimermi di meno scelgo Millennium Actress perché Perfect Blue me ne vado in depressione se faccio un. Cioè, nel senso, se io devo pensare cosa mi voglio guardare questa sera per rilassarmi un attimo, non mi guardo Perfect Blue, non mi guardo Paranoia Agent, mi guardo Millennium Ma Actress. io non mi guardo un cazzo di Satoshi Kon, in questo Vabbè, senso. arrivo. Vabbè, Madonna mia, no, ma che. scusa, cioè, se vuoi rilassarti non te lo guardi Satoshi Ah, Kon. Cioè, ok. Nel guardatela senso, se vuoi bene. chillare, non ti guardi con. Esatto, cioè, Vabbè, perché dover ok. scegliere quello meno. Sono d'accordo, No, no, su questo è. questo. No, però qua dicono il più debole è Paprika. No, ragazzi, no. Il più forte è Perfect Blue. E io da quel che sento, Paprika e Perfect Blue sono i migliori. Per me Perfect Paprika. Blue è più bello. Perfect Blue è indubbiamente il più bello. Cioè, su questo a mani basse. Ma Paprika, ragazzi, come fate a dire? Cioè, ci sono momenti di Paprika assurdi. È il finale, è il finale. È proprio quello il bello di Paprika. Il finale che tu rimani e dici. E quindi, dai. No, non ditemi, non fatemi dire cose, altrimenti poi loro capiscono. Se hanno visto qualche altro film, capiscono le cose. Però. E magari settimana prossima ci rivediamo che ho visto Paprika. Vabbè. Dai, Paprika, dai, anche accanto, se guardatelo pure tu, Paprika. Lei l'ho Ah, visto. vedi, l'ha visto, Io ho visto perfetto. quasi tutto. Io non ho visto soltanto Paranoia Agent.
È bella la serie di Paranoia Agent. Lo so, però non me la sentivo. Allora, Scimoneta, 7. Per me è onesto, a me è piaciuto Scimoneta. Chi ti critica su Ah, a me Scimoneta quattro. non ha capito un cazzo. Io ti critico. Bravo, bravo. Cioè, è letteralmente una serie così Merda. cillosa su roba porno. Come fai ad odiarla? Assurdo, Cioè, per me è perfetta per quello che vuole fare. no, Shincho Yusha, Kono Yusha. bellissimo. Tate no Yusha, no, che Tate no Yusha è Kao Ciro. Chushiro, l'eroe prudente. Questo è Konosuba parte 2. Io non l'ho visto. È vergognati. Ma mi sa che Guardatelo. di recente, è uscito di recente, Ma a te infatti. piace Konosuba? Sì, Ti sì, piace sì. Konosuba? Sì. Guardatelo allora. L'anno scorso è uscito. È molto carino, perché nella seconda parte cambia un po' tutto e non me l'aspettavo, però funziona. Paolo, ma perché con scegliere come protagonista sempre una ragazza nelle sue opere? Vabbè, Bella. non è Non è. proprio Io. sempre, però ecco, è indubbiamente la figura della donna all'interno di Con è sempre molto emblematica. Spesso e volentieri è associata ai deliri psicotici, è associata, ovviamente mi dissocio da quello che forse voleva pensare Satoshi Kon, però sì, secondo me c'è più una componente di preferenza che di reale voler rappresentare il genere, capito? Ma a proposito, ma se non sbaglio, o l'11 o il 12 Evangelion E chi se lo va a vedere? no, di Paranoia Agent, l'episodio 11 o 12, Ah. dai, è cheat clamorosa. E Chiama vabbè. pure Ikari. Allora, io ora non ricordo bene che cosa. Aspetta un minuto. Fammi vedere la scheda perché devo capire che Schifo però episodio l'opening di Paranoia Agent. è. No, bella invece. A me non Aia. Poi ripeto, per Lo so, me a me Paranoia non piace l'opening. Agent è perfettamente Under Pressure dei Queen, perciò. The Queen. Sì, sì. Nel senso, se tu vuoi Ah, descrivere, se tu vuoi giusto, hai descrivere, ragione. se tu vuoi descrivere Paranoia Agent, devi utilizzare Under Pressure dei Queen. Ho capito cosa intendi. Però non l'ho visto tutto, quindi lo devo Ah, ok, riguardare. perfetto, so qual è l'episodio di cui stai parlando. Però io ti rilancio con l'episodio 3, dove Sì. c'è la citazione a Dragon Quest. Ma non la posso cogliere dalla Dragon Quest, Che quindi. cazzo l'ha visto Dragon Quest? Vabbè, ma ti basta anche il videogioco. Cioè, ragazzi, per me è incredibile quello che fa con in Paranoia Agent. È proprio lui ci gioca in quel cazzo di anime. Vabbè, continuiamo. Shingeki no Kyojin, per me solo la prima serie in realtà è molto debole. Io gli ho dato 6 o 7 alla prima serie. Molto debole, Sì, secondo me. rispetto alle altre, sì. Rispetto alle altre, le altre sono esplosive. Dalla 2 in poi pure io sono d'accordo con i voti e mi sembra che le ultime 3 e la parte 2 della 3 l'ho votate pure io 10, tutte e due. Shimamamo no Testament, giusto? Soke Kinosoma, la prima, è alto però ci potrei anche. No, sono altissimi sti voti su Soma. L'originalità, dai, si può premiare l'originalità. Sono altissimi sti voti, cioè anche per l'originalità Oh, è dopo. stato da 9 a 6, Orange, da 9 a 6 ce ne va. No, Cioè, è stato buono pure l'ultima 6, no, lo veramente so che fosse faceva l'ultima. schifo rispetto alle altre, però da 9 a 6 no, cioè se mi mettevi 9 ci mettevi 8. No, no, no. Per Io me aspettavo. questi voti dovevano essere 7, 5, 7, 7, 7, 6, ci sta. Secondo me la prima parte della terza stagione era la migliore. Secondo me erano pure animati abbastanza male, però. No, ma tra l'altro non è proprio animato Food Wars, soprattutto Infatti. nell'ultima stagione. Sirius non lo conosco. È un anime sui Aspetta, vampiri. carino. Vampiri. Netflixiano. Madonna mia, non lo guarderei mai neanche sotto tortura. Ti sei visto Sollevandolo. Vampire Vabbè, ma io Vampire Knight l'ho visto quando avevo 13 anni, perché dovevo Knight? cuccare con Ah, le ragazze. assurda. Sei Alla scemo. fascita. Avevo 13 anni, dovevo cuccare con le ragazze a scuola e mi guardavo Vampire Knight e poi andavo a parlare di Vampire Knight, minchia, quella è sua cugina, no? Minchia, quello è suo fratello. Cioè,
Cioè, capito? Era tattica quella, non Era era. Bra, Twilight in formato animato, quindi sì. era quello poi per il periodo di. Steins Sì. Gate, no? Steins Gate 0, 10. Per me è il contrario, però va bene anche. Sword Art Online 6. Fanservice. È eccessivo, qua è eccessivo, entriamo, ci sono dei campi eccessivi. Io le cose che non ho rewatchato non le ho toccate. Sword Art Online 2, 8. Ah, ma io questa che è la prima è in dubbio, però. Capisci? Tate no Yusha 7, ci sta. Pure Forse io. altino perché secondo me poi a un certo punto È peggiore, sì. delude, Diventa molto deluda. banale, molto classico. Tengen Toppa pure la 9. Anche 10, disse. Devo No. fare un rewatch. Ci penso, sì. La Faccio puta rewatch. 7. Vabbè, neanche li commentiamo i Ghibli, è inutile perché mi faccio il sangue amaro. Poi stanotte non dormo, già non dormo da 36 ore, non mi fai dormire per altre 50 ore e muoio. The God of High School, l'ho finito di recente. Ci può stare. Però concordi con me nel dire che potevano impegnarsi di più con tutte le puntate invece che soltanto con alcune, da un Sì, punto di vista sì. tecnico? Sì, Sì. ma sono d'accordo, secondo me, vedi, tipo la prima secondo me è stata una bomba in realtà. Sì, la prima sì. Però dopo la prima ci sono un paio di Ogni episodi tanto di. erano ottimi, eh sì. Sì, secondo me 7 è un voto corretto proprio per questo motivo. Secondo me c'è molto dislivello nella. Ma vedendo il processo creativo che hanno fatto, secondo me è dovuto al fatto che la produzione non poteva sottostare a determinate, diciamo così, imposizioni. E quindi a un certo punto alcune cose le hanno dovute fare alla bella e meglio. Cioè, secondo me è stato proprio un problema di tempistica con le richieste assurde del regista. The Sì, hanno avuto problemi sicuramente. Last, Naruto The Movie, questo qua, non l'ho visto. Ah, non te E l'hanno qua visto. è Naruto si bacia con Hinata. È finale effettivo di Naruto. Ah, no, Fanservice. non mi No, interessa ne è questo. solo fanservice. Per me è proprio il finale, cioè io lo vedo così. Tokyo Ghoul 8. Dai, c'era il Altro, 7. 7. Altro, altro. Rutta 4 è onesto. Totoro 7. Fidati, sono d'accordo. A me non piace proprio Totoro. Anche troppo, anche troppo. No, anche troppo no, onesto 7. Yamada Kun. Cioè i miei vicini a Yamada. Questo è il film preferito di Cannarsi. Secondo me 8 è veramente basso. Ma a me è piaciuto molto, in effetti. Forse 8 è basso perché mi è piaciuto veramente tanto. Cioè, Forse l'ho messo questo è un Takata. come I Takata, io non vedo un notte. Takata sotto il 9. Per me non esiste un Takata che è sotto il voto di 9. Umigakikoeru, questo è Esistenza del Senza il mare. mare. Ci sta, Ah. bruttino. Vinland Saga 9. A me non piacciono i vichinghi, quindi io ho dato 8. Però. Ma mi stanno sul cazzo i vichinghi, che ci posso fare? Peccato. Mi stanno sul Peccato. cazzo i vichinghi. È una Signori, questione. Violet Evergarden. Violet Evergarden. 8. Allora, dovete sapere una cosa. Della Kyoto Animation, io ho alcuni cavalli di battaglia dell'orrore. Per esempio, uno dei miei cavalli di battaglia dell'orrore è Yoka. Non so se l'avete Bravo. visto Yoka. È una palla. Bravo. Per me Yoka è. Io l'ho valutato 3. I 3 punti li Bravo. prende solo per l'animazione. Poi è terrificante, proprio è la cosa più brutta che io abbia mai visto. 3. Ma più brutto Green Green, però. No, vabbè, che c'entra? Quello è un altro tipo di brutto. Cioè, io sto parlando di un anime ben fatto a livello tecnico, ma che poi non ha niente da darti. Yoka è un anime perfetto a livello tecnico, ma non ha niente se non noia. Bravo. Infinita noia, tu guardi Bravo. e anzi, in realtà molto alla pari c'è Tamako Market. Però con Tamako Market, mentre guardavo, io guardavo il tetto e trovavo più interessante il tetto che guardare Tamako Market. Con Yoka invece mi addormentavo alla tastiera, quindi ricominciavo l'episodio e ho visto 4-5 episodi 14 volte praticamente. Con io che guardavo e dicevo sì, bello. Allora ci riprovavo il giorno dopo, e anche se avevo dormito 19 ore, mi riaddormentavo. Beh, è buono da vedere adesso, allora, Paolo.
Sì, guarda, se mi metto a guardare yoga in questo momento dopo che non dormo da tutto sto tempo, è ovvio che mi addormento subito. vai, vai. Vabbè, dai, continuiamo. Wotakoi, questo è bello, bravo, mi sei piaciuto. Yagate, questa è roba Yuri. Sì, è A te carino, è carino, mi piace. piace. Della Troika. No, non l'ho visto, ma Grande. queste cose non le guardo perché mi fanno incazzare generalmente. Ah. Yari, non lo sai perché mi fanno incazzare, perché secondo me i personaggi, quando... allora, se tu vuoi fare una serie che punta a farli scopare, farle fare queste cose, deve essere realistica. Non puoi lasciarmi le cose alla giapponese, però che vuoi andare avanti. O le fai bene o non le fai. E queste cose generalmente mi fanno incazzare perché so che non sono fatte bene. Vedi, Ozu no Kai, mi ha fatto incazzare come una bestia in certi episodi, perché... L'ho visto di recente. Perché se tu vuoi farmi fare una cosa, ma fammela decente. Vabbè, Yari sono d'accordo. La terza ancora non l'ho vista. Promised Neverland 9. È un adattamento di merda, disse il signor Falcus. Secondo me è proprio adattato veramente male. Però a prescindere da tutto questo, 9 è alto. 7 e 8 è onesto. La prima parte del manga, secondo me, è un 10 pieno. Fino a un determinato evento, è un 10 pieno, secondo me. Proprio, non Per sto me erano scherzando. molto simili. Yesterday 8. Onesto. 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 Yoko Osso, questo non so che cazzo sia. Classroom of the Classroom of Elite. the Elite. Ah, ah. Questo lo amano tutte le ragazzine. Sì, vabbè. Sì, no, Yaku Black Jack. una merdina. Allora, questo è molti belli i primi episodi, poi secondo me dopo si è perso totalmente, ha Allora, poco senso. Perché di Young allora Black non lo seguo Jack più? io consiglio sempre il manga pure. Lo sai perché? Allora, i Tezuka Production sono sempre robe particolari. Partiamo da questo fatto. E, secondo me, non rende così tanto bene Young Black Jack perché nell'anime è un po' tronco tutta la situazione del suo Sì, esatto. background. E tu Sì. vedi che il background non ti sembra molto coerente perché tagliano lì, tagliano là, non vogliono esagerare perché lui praticamente viene mandato nella guerra in Vietnam e quindi. Non vogliono esagerare, nel manga eliminano qualcosa, nell'anime eliminano qualcosa, invece nel manga è molto più crudo e si sente nell'anime questa cosa. Sì, no, Zetsu si and... sente che manca. Sì. Zetsu and Tempest 7, secondo me è bassino, io gli ho dato 8 se ricordo bene. Ah, come? Giaggiù? Allora, non mi è piaciuto dopo la computer grafica, non mi è piaciuta. E i Giaggio. primi tre episodi sono da 10 per me. Zombieland Saga è bellissimo. I primi tre episodi sono da 10 totale. Poi dopo, non lo so. No, per me C'è sono tutti da la parte rap è almeno tenebrosa, la parte rap, però dopo 8. Lo so zero. che fa schifo la CGI, però la storia è Cioè, molto ma bella. secondo me è proprio il bello di Zombieland quella CGI così pezzotta. Ah, perché? Eh? Ma perché non si prende, perché non si prende mai sul serio? Ragazzi, io, questa è una cosa importante. Gli anime che non si prendono mai sul serio, non potete condannarli. Perché se l'anime non No, si no, prende sul però serio. ce l'ha pure cioè, della roba interessante, che Sì, non è ok, trash. però Zombieland non si prende veramente sul serio. Cioè, Sì. ragazzi, stiamo parlando di delle idol zombie con un tizio che urla tutto il tempo per È un cab. allenarle. Bravo. Bellissimo, Cioè, bellissimo. ragà. È palese che non si prendono mai sul serio. Queste tizie. Ma quasi ci metto 10. È che si mette a dispensare consigli di vita ogni tanto. E ricordiamo che già È dice un Enrique. apprezzato, è però Sì. uno spoiler. Vabbè, però. La CGI prende in giro quella del primo Love Live e quella del primo Aikatsu. È vero, ragazzi. Cioè. E Wow. la cosa è così proprio evidente che a un certo punto sparano, sparaflashano quelle luci e tu non puoi che scoppiare a ridere. Non Sì, lo è so. bello, molto bello, sì. Quando dici a Paolo che una roba ti fa schifo in un anime, lui risponde che è la parte migliore sempre.
Ma che poi c'è cioè, il protagonista, secondo me, è il personaggio che riesce di più di tutti a renderlo fantastico. Sì, cioè, secondo me è un peccato perché, ecco, io questo l'ho imparato col tempo. Quando valuto qualcosa mi faccio sempre questa domanda, ma loro sono sei, cioè come faccio a votare Conception? Beh, ieri sera io mi sono visto sto Conception e mi è rimasto perché questi non si prendevano mai sul serio. Cioè, ragazzi, a un certo punto due hanno Però scopato pensa alla vestiti mentalità dei da giapponesi, pane e perché funziona würstel. veramente così. No, 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 no. Per quanto tu puoi, non puoi pensare al fatto di far scopare due tizi vestiti, uno da pane e uno da würstel. Cioè, è ovvio che non ti prendi sul serio. Dopo quello No, che ho visto da alcuni giapponesi, però io... questo ragionamento è giusto e secondo me in effetti su alcune cose bisognerebbe medire. Tipo Keijo, non gli puoi mettere un punto basso. E infatti, no, sono Perché d'accordo. Keijo, se Keijo l'obiettivo è prendersi per il culo letteralmente, Oh, hai letteralmente. ragione. Sei 100, giusto. anzi. 100. Keijo, vabbè, Keijo, hai ragione, forse sono in una Però saga che non ho Keijo capito no, cosa 9 discorso. soltanto perché non hanno animato i Q, cioè non hanno fatto Però l'animazione. vedi, però Keijo, io mi ricordo che feci sto video quando ancora facevo video in cui dicevo, è vero Keijo non fa le animazioni, però il regista è bravo perché non te la fa sentire questa cosa perché ti No. utilizza tante scelte registiche che funzionano. Invece, facendo un altro esempio di un regista che è un cane. Quello di Ozu no Kai è un cane, ragazzi. È un cane. Perché usa tutto il tempo split screen e li utilizza pure male. Split screen, che cazzo? I 100 colpi di oculo in È Keijo. I 100 bellissimo. colpi di oculo. Arrivi verso la fine che diventa Gilgamesh di Fate. Ti escono tutti i culi e le tette così. Ma il finale di Gilgamesh Conception ne tra i gemelli vogliamo. impostati. Il finale di Conception ne vogliamo parlare. Gurren Lagann incontro è una merda. Ragazzi, veramente succede di tutto in quella serie. Cioè, per me è ovvio che non si possono valutare certe serie in base a. Vabbè, continuiamo. All No, Out. è finita Paolo, sono finiti gli anime che ho visto, adesso ci sono. Se vuoi puoi dare un'occhiata ai dropped, però insomma i dropped sono sempre pericolosi. Minchia, attento. Vabbè, questo non. Arte. Mi dispiace per Arte, secondo me non è così brutto. Bleach hai visto letteralmente 10 episodi. Vergognati, mi ero Allora, è rotto il cazzo. bellissimo Bleach. Allora, tu devi fare questo piacere a me. Tu hai visto questi 10 episodi, te li ricordi? Sì, Skippa fino sì, sì. all'episodio 56 Ma davvero? sì, e comincia a guardarlo da là. Non sto Ma sì, ma in... scherzando. Non sto Ma non è la scherzando. fine della prima saga 56, No, scusa. aspetta, No, ti stai confondendo dalla 30 20 alla dal 56. Arrivi alla 19, sì, dalla 20, Si deve guardare la 21, saga della Soul e ti Society. guardi solo la saga della Soul Society, saltando Guarda. tutti gli episodi di Scolastico, non ti Ci metti servono. 10. Facciamo, Allora, io tagliamo il numero. ripeto, c'è Bleach ha lo scontro di spade più bello che io abbia mai visto negli anime, ed è un peccato non arrivare a vederlo, che è Lo farò. l'incontro tra Ichigo ed Ulquiorra, cioè tu. Io farei così, cioè tu non conosci niente di Bleach, io mi andrei a guardare lo scontro Ichigo Ulquiorra, me lo spoilerei male, tanto non te ne fotte niente, non serve a un cazzo quello scontro, non ne capiresti comunque niente di quello che succede, e ti guardi lo scontro e tu rimani mezz'ora bloccato, perché io ogni tanto me lo guardo e dico, minchia, ma è proprio bellissimo questo scontro, e basta, Ma al di tu devi. là di questo, secondo me, se finiva proprio dopo Aizen, insomma, più o meno poco prima dell'anime, alla fine, Sì. poco prima dell'ultima parte dell'anime, era un buon anime, a prescindere, una buona opera, manco, perché considererei pure il manga, poi. Vabbè, ragazzi, quello di Sword of Stranger è ovvio che quella è una cosa incredibile pure. Attenzione, ma io sto parlando di un battle shonen che fa da scuola su come si fanno gli scontri di spade senza spade, che ogni tanto compaiono le spade. Letteralmente è quello che succede in questo scontro, è una cosa incredibile. Vabbè, di Esire, vabbè, fa schifo, ci sta. Vabbè. Vabbè. Questi manco so che cazzo sono, però ad occhio fanno schifo. Cioè, guarda che copertine. Come fai dalle copertine a dire che queste cose non fanno schifo? Cioè, è ovvio che fanno schifo. Sì, sono d'accordo.
Però se Yoka ti fa addormentare, prova coi Sword Asteroid. Non scherza, coi Sword Io qua sto vedendo una cosa che mi sta facendo ancora più Asteroid. male. No, allora ti spiego, Analogo, cioè. ti spiego. L'ho trovato ripetitivo. Cioè, dopo un po'. Lo finirò, no, ma prima o poi lo finisco perché me lo ricordo, però l'ho trovato ripetitivo. Poi dietro One Out c'è una storia un po' particolare che un giorno racconterò quando lo finirò. Però l'ho trovato ripetitivo, per quello l'avevo droppato. Radiant non è male. Gangale, vabbè, tanto fa schifo, ci sta. Tokyo Ghoul Ray, vabbè. Neanche a dirlo. Ma che tonica kawaii? No, non mi piace, non è roba mia. Vabbè, Non è roba tua. mi aspettavo peggio nei No. Dropped. Non è roba Adesso tua. l'anno prossimo abbiamo Samurai Champloo da recuperare. Fine. Cioè, questa lista da 200 anime è durata 4 Cioè, è vero, però noi ne abbiamo commentate tanti di Sì. Eccoci qua, Arcanthos ha ucciso Itale Giaggio. Sì. Ragazzi, buonasera, ci siamo per salutarci in questo Inception incredibile. Sì, ci siamo un po' fanculati, però va bene così. Ok. Ok, ci siamo. Sì, sì, Aspetta, sì, F5, scrivo di fare F5 magari per chi non va. Dico, sì. Sì. fate F5. Ok, così va magari. Che Bene, ragazzi. cazzo? Ah, ti devi aggiornare. Sì, 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 devi sì. aggiornare. Sì. No, no, è semplicemente crashato OBS, non c'entro niente, io ogni tanto gli prende OBS che fa schifo. Sì, concordo. Allora, ragazzi, è stato un piacere. Ci aggiorniamo probabilmente per la prossima settimana. La prossima settimana direi di commentare quella di Arcanthos. Esatto, però dobbiamo partire forse un po' prima per Arcanthos, eh? Più lunga. Vabbè, però se già abbiamo parlato di qualche cosa, possiamo andare Eh più sì, ci veloci. sta, esatto. Magari gli anime. Sì, esatto. Arcanthos ha visto qualcosina in più di te, quindi ce la possiamo fare a fare qualcosa di più veloce. Qualcosina. Quindi, vado. Vedete la mia? No, ragazzi, allora, per le vostre, quelle di là, qualche volta faccio copio malamente Carp e vi invito su Discord e ne discutiamo insieme con le vostre. Il Sì. format di Carp mi è piaciuto l'altro giorno. Mentre che mangiavo, me lo guardavo. E bestemmiavi. Sì, figurati, cioè, indubbiamente mi sentivo male. La cosa peggiore che hai visto? Aspetta, la cosa peggiore che ho visto. Allora, mi sembra di avere. Allora, voti bassissimi e tipo a roba. Io non so perché, ma la gente vota bassissimo Text No Lies. Proprio. È una cosa che già mi. Io. Tipo, però. Non so perché, sono proprio voti non onesti quelli che danno a Text No Lies. Sono voti che ti fanno addormentare quanto Yoka. Madonna, minchia Yoka, ragazzi. Ah, due a Devil May Cry Baby, vero? Ha ragione, Nikus. Cosa? C'è stato uno che ha dato due a Devil May Cry Baby. Ma com'è possibile? Mi sembra strano veramente. Cioè, anche a chi non è piaciuto Devil May Cry Baby gli ha messo più di 7, gli ha messo. Paolo, i primi due episodi di Cowboy Bebop non mi sono piaciuti, che dici? Continuo. Io ti dico di sì, però se non ti è piaciuto già il primo episodio, quello del messicano, della messicana, boh, forse non è il momento di guardarlo. Text No Lies nella parte della superficie penso sia una delle robe più belle che ho visto, ma non solo, ma è particolare, c'è pure la musica italiana, è una cosa psichedelica, metafisica.
riscattato Paolo Consiglia. Minchia, che cazzo consiglio? Ah, oggi parlavo di Planet S. Vi consiglio di guardare l'anime di Planet S, se non l'avete fatto. È Io un l'ho anime visto. Normale. molto particolare. È Ecco la ambientato. descrizione che non dovevamo fare su Però, beh, però io lo spiego TikTok. perché è molto particolare. È ambientato nello spazio e vivono la loro vita, questo Sol, nello spazio come raccoglitori di rifiuti. Capisci che questa cosa è un po' emblematica perché tu dici: ma che cazzo fanno nello spazio? Raccolgono rifiuti? E quindi, ti lascia un po' riflettere su quello che succede. Non per il manga prima, no, no, anche l'anime va bene. Sono secondo me due prodotti molto a sé stanti, molto buoni. Il manga, se lo vuoi recuperare, recuperalo. È un anime di atmosfere. Non è un anime è un anime di atmosfere, di riflessione. Ti lascia riflettere su tutto quello che succede. Allora, chiudo ora, però ce n'è un altro che ha riscattato. Allora, io ti consiglio, visto che oggi siamo in concetti di spazio, te ne consiglio un altro sullo spazio. Che dovrebbe essere, che si chiama, aspetta che sto cercando il titolo, dovrebbe essere Futatsu no Spica. È un anime, anche questo, un po' strano, con l'idea di andare nello spazio. Questa è un'avventura. Che ovviamente non c'è niente di avventura, però è un'avventura formativa. Bello. Io non ho mai visto Bleach, devo recuperarlo, ho recuperato. Salutiamo ragazzi. Io vi Arrivederci. saluto. Alla prossima. In questa settimana non so che cosa facciamo noi di Animated Time, ma domani ci dovrebbe essere Giaggiu. Martedì ci dovrebbero essere Giaggiu e Italo. Mercoledì Giaggio e Italo di nuovo, giovedì ci sono pure io, questo me lo ricordo, venerdì solo Italo e poi domenica ci sono io. Questi sono gli appuntamenti della settimana che ho quasi imparato, però non ne sono molto certo. Buonanotte a tutti, ringraziamo il buon Orange, ringraziamo il cattivo Arcanthos e ringraziamo Simpatia. Senpai Simpatia che è stato con noi e poi è scomparso, ha fatto puff e alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi, Ciao! ciao ciao, buonanotte.